palle sopra il cazzo, le 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 sopra il cazzo, le sopra il cazzo, le sopra il cazzo, le. Oh sì, le palle sopra il cazzo, 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 le palle. Bravissimo comunque, cioè nel senso sono riuscito a fare una roba tipo effetto ma solo con la voce. Complimenti a me, sigla. Dammi i tuoi migliori panini. Dammi i migliori panini. Dammi i migliori panini, i più bei panini, pininini. Ma buon pomeriggio a tutti. Cioè tu fai una nota e questo autotune va dove vuole. Cioè, se tu fai la nota senza autotune è quella, ok? Adesso la facciamo all'autotune. Sempre la stessa. Vabbè, è un autotune un po' scarso perché è quello del Go XLR integrato, che poi in teoria il Go XLR è di una marca, la Helicon, la TC Helicon, che fa veri vocoder per professionisti, però qui hanno proprio scagato, secondo me. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in una nuova puntata dell'Anime Afternoon, in un nuovo momento nel quale assieme vivremo un po' di avventure animate e speculazioni. Oggi più che mai, secondo me. Oggi si specula parecchio e secondo me non dico che chiudiamo un arco narrativo delle nostre teorie con successo, ma quasi. Oggi per me mettiamo in tasca un importante indizio sul fatto che i cristalli siano il vero potere e non Terapagos. Quindi poi mi direte che cosa ne pensate quando arriveremo al commento di questa cosa. Sarà non questo episodio, subito quello dopo, intendo l'episodio dell'anime, perché oggi ci mettiamo sicuramente al 100% in pari. Quindi staremo a vedere. Lascia stare l'anime, faremo una live di autotune per 2 ore, va bene Tom Tom, d'accordo, la facciamo. Quindi, intanto vi lascio entrare, oggi ce la prendiamo un pelo più comoda con l'inizio della live, perché l'altra alle 21.30 è Cassette Beasts, ma sempre da questa postazione non bisogna preparare nulla, sono da solo e non c'è quindi un appuntamento che ci richiede un po' di corse in più, quindi intro distensiva. Poi prendiamo in mano i 3 episodi che ci mancano, che sono il 21, il 22 e il 23, dopo il quale l'anime è andato in pausa e ricomincerà il 13 di ottobre. Quindi ci rivediamo tra un mesetto, magari dopo il Lucca Comics, con il commento delle altre puntate. Anche perché di solito l'anime ha sempre questo ritmo qua, che è tirare delle bombe a mano a livello di lore legata anche al DLC, e poi stare tranquillo con degli episodi più capaci di raccontare i personaggi e meno il macrocosmo per 4-5 settimane. Quindi mi aspetto che il prossimo mese faremo un commentary dell'anime, ma sarà un commentary con
3-4 episodi fighi, perché poi quelli sui personaggi sono fighi, e un episodio che magari racconta di Terapagos. A tal proposito, nell'intro vorrei, prima di prendere in mano gli episodi, raccontarvi qualcosa, o meglio, disquisire con voi di una sensazione che ho avuto ripensando a questi Anime Afternoon e a Lickety. L'idea che l'arco narrativo di Scarlatto e Violetto non si chiuda qui mi sembra abbastanza in linea con il fatto che questo anime è appena cominciato. Va in pausa spesso e ancora nella sua versione occidentale non si è praticamente fatto vedere. Se il secondo DLC chiudesse l'arco narrativo di Scarlatto e Violetto, o meglio, la seconda parte del primo DLC, avremmo Scarlatto e Violetto che si sono chiusi mentre l'anime è alla puntata 24. Quindi è strano. Esattamente, Jay Falcon, per la precisione, con il prossimo episodio comincerà un arco narrativo nuovo, sempre però di Pokémon Horizons, perché il primo è stato la partenza di Lico e Roy, che è un po' l'intro. Ed è per questo, capisci Falcon, che mi torna poco. Praticamente finisce l'intro dell'anime su Scarlatto e Violetto e finisce anche videoludicamente parlando il racconto di Scarlatto e Violetto? In Italia arriva nel 2024, corretto? Quindi, non lo so, è strano. È molto strano. Terapagos è il terzo leggendario. Al prossimo gioco avremo il quarto leggendario, ovvero il Cristalli Master. Nahele, io non lo escludo, eh. Cioè, non so quanto ormai vogliate fare battute su questa cosa e quanto siate seri. Però ormai Game Freak si è aperta alle cose nuove. Leggende Pokémon Arceus da solo è in grado di farci capire che non esiste più un pattern dal quale non ci si può discostare. Nessuno poteva prevedere che si andasse nel passato 200 anni prima a catturare i Pokémon in tempo reale con la mira. Quindi una volta fatto quello si può fare un po' tutto. Ed è vero che siamo abituati a un terzetto di leggendari che chiude la narrazione, ma se oggi volessero rivedere la cosa e dire ma sai cosa, sono quattro, in realtà sono tre nel gioco iniziale, ma poi ce n'è un quarto che è il vero capo quartetto e origine di tutto il potere. Perché no? Dove è scritto che devono per forza far quello? L'anime di Pokémon è sempre stato molto indietro rispetto al gioco. Questo valeva per tutte le generazioni, almeno dalla sesta che io ricordi. Appunto, Axel Dragon. Appunto. Sono d'accordo, è molto indietro rispetto all'anime, rispetto al gioco l'anime, ma al momento l'anime a Terapagos, il gioco ancora non ce l'ha. Stiamo avendo degli hint su Terapagos, ok? E nel gioco ancora non se n'è mai parlato. E poi cosa fa l'anime una volta che Terapagos viene raccontato nel disco Indaco? Ok che è più indietro, ma in realtà è stato più avanti finora. Quindi non capisco. Ma al di là dell'essere avanti o indietro, il punto non è neanche in che momento narrativo ci troviamo nel gioco e nel cartone, perché se il cartone fosse in questo momento della narrazione, ma al 70° episodio, vi direi vabbè, se la sorpresa con calma, in realtà ogni 20 episodi vanno avanti con la trama del gioco, quindi l'anime sarà indietro, che poi come andava nelle scorse generazioni, ogni 20 puntate c'è una puntata che manda avanti la vera trama del cartone andando a fare poggia e buca col videogioco, quindi il cartone finirà con la stessa storia del videogioco tra un anno, però sta andando in quella direzione. E invece no, qui il cartone a ogni puntata va avanti in realtà, e va avanti con degli elementi, lo vedrete oggi, che sono in grado di gettare luce sul DLC che ancora deve uscire il videogioco. Ma se il videogioco poi chiude la storia di Scarlatto e Violetto, abbiamo un anime su Scarlatto e Violetto con lei che ha il pendente come simbolo di tutta la storia e che però non ha più niente da raccontare, perché in realtà il videogioco ha già consumato tutto. Non sempre i leggendari hanno il centro del viaggio di Ash. Bisogna vedere come la gestiscono, perché con Ash erano i film il momento leggendario. È vero, verissimo. C'erano dei leggendari, c'era Suicune per esempio nel cartone, ma erano molto fugaci. Però ormai è cambiato tutto, quindi Lori, fare dei paragoni con Ash ormai non ha più senso. Proprio in virtù del fatto che Ash non c'è più. È un momento di cambiamento artisticamente per Pokémon. E in verità questo mi rende triste. Perché
È evidente come questo cambio di rotta, che in potenza è molto intelligente e forte, non sia accompagnato da un videogioco che a livello qualitativo fa lo stesso. Cioè, cercate di guardare Pokémon dall'esterno, ok? Guardatelo da lontano come macrocosmo a livello di mercato e di industria. Abbiamo l'anime che si vuole finalmente rinnovare, abbandona Ash e incontra uno scheletro narrativo molto più funzionale, capace quasi miracolosamente di abbracciare un pubblico infante e un pubblico un pochino più maturo. Abbiamo tanti altri videogiochi capillari che si sviluppano nel mentre, pensate a Pokémon Unite, che rispondono, no, a esigenze diverse di videogiocatori che potrebbero aver incontrato Pokémon nella loro vita senza mai innamorarsene. Abbiamo il manga che continua a fare bene e non ha mai fatto male dalla grande avventura, intendo perché poi ci sono manga precedenti come quello con Clefairy che si prende le palle in mano. Abbiamo delle web series che quasi sempre colgono nel segno. Quella su Arceus è stata molto figa, adesso vediamo Paldean Winds. Quella su Galar mi è piaciuta. Ogni episodio era un corto squisito. Abbiamo addirittura degli esperimenti, Pokémon Toon. Quella sorta di unione dell'animazione occidentale alla Looney Tunes con i Pokémon, non so se li avete visti. Quindi c'è tanta roba. E tutta questa roba va in una direzione nuova, mostra una dei Pokémon Company che sa che non può più parlare il linguaggio del 96 e deve cercare di trovare soluzioni diverse per veicolare i Pokémon a casa delle persone. E poi c'è il videogioco. E poi c'è il videogioco che va da un'altra parte. Vorrebbe fare parte di questo percorso. Vorrebbe fare parte di questo flusso di innovazione e reinterpretazione, ma non riesce. È un goffo tentativo di svecchiare un prodotto che nel pratico diventa un macchiare l'idea di Pokémon, di imperizia e di idee sbagliate. Quindi è particolare questo momento specifico di Pokémon. Io oggi ho riguardato la mia reazione alla boss fight di Giratina Origine, nella versione di Etelo, ovviamente. E mi sono sentito lontano molto più di 2 anni. Non sono neanche 2 anni. Cioè, quel momento lì mi ha fatto pensare: oddio, i venti del cambiamento stanno arrivando. Mi sono riguardato e ho pensato: cazzo, che roba, che momento. Ha quasi 100.000 views quel video. Quel video di me che in blind scopro di stare per essere scopato da Giratina Origine ha quasi 100.000 views. E ci sta, cazzo! È un momento che rimarrà nella storia. Io sono felicissimo che sia stata fatta quella blind run di Arceus. Quella blind run di Arceus sta invecchiando come il vino. E Cristo, mi sento lontanissimo, mi sembrano passati 15 anni. Perché con Leggende Pokémon Arceus, nonostante in Italia ci fosse un mood incomprensibilmente scontento, io avevo pensato, ci siamo, in Game Freak è cambiato qualcosa, qualcuno ha preso in mano la creatività e ha detto basta, ci siamo rotti il cazzo di fare le cose brutte. Adesso vogliamo fare le cose belle. E poi è arrivato Scarlatto Violetto. E poi è arrivato Scarlatto e Violetto e non solo si è interrotto, si è proprio disintegrato quel feeling. Solo 9 mesi dopo Shiny Weavile, capisci? È una roba folle, è un reality check che fa male. E sicuramente per me, nello specifico per me, per la mia metabolizzazione del prodotto, Scarlatto e Violetto ha sofferto la troppa vicinanza a Arceus. Laddove Scarlatto e Violetto, anzi, Leggende Pokémon Arceus è il tentativo di svecchiare il prodotto, Leggende Pokémon Arceus è, scusatemi, Scarlatto e Violetto è la dimostrazione che non c'è alcuna volontà di farlo. E che anzi si vuole campare di rendita.
Può anche essere che fossero due progetti paralleli, il primo sarà meglio, secondo me. A cosa ti riferisci, Jiren? Tra l'altro è venuto fuori che la 2.1.0 fosse la 2.0.1 o è uscita la 2.1.0, Alex Magno. Non ho aggiornato nel caso. Ah, un nuovo bug. Wow. Comunque c'è un bug, ho visto che fa riderissimo su Okidoki che va sempre più indietro. Saido Scarlatto e Violetto è inequivocabilmente un gioco terribile e ingiustificabile a prescindere da quanto sia, da quando sia uscito. Hai ragione, Stoke, sicuramente è così. Nel mio specifico caso, la problematica è inasprita dalla vicinanza a Arceus. Ah, intendete che hanno lavorato nello stesso momento a Arceus e Scarlatto? Ma è canon questa cosa. È sicuramente così. Il team di WoW ha lavorato ad Arceus mentre finiva lo sviluppo di Scarlatto e Violetto. Il prossimo gioco sarà più verso Arceus che verso Scarlatto e Violetto, secondo me. Allora, non voglio caricarvi di aspettative, ma se Game Freak è un tandem, in teoria ora stanno lavorando gli stessi che hanno lavorato a Arceus. E l'idea sembrerebbe rafforzata dal fatto che il progetto su Unima non sembrerebbe un gioco Pokémon tradizionale, ma un gioco Pokémon sui generis che non si capisce neanche se sia un'espansione standalone, un DLC magari vendibile anche come gioco separato alla torna del Golden Country di Xenoblade, oppure addirittura una sorta di Leggende Pokémon Arceus 2, però da intendere non come leggende, ma come altro titolo che reinterpreta in chiave unica, in maniera unica, una generazione. Cioè, vogliamo giocare con l'immaginazione? Chi lo ha detto che il prossimo gioco di Game Freak deve avere per forza il gameplay classico di Pokémon? Già Leggende Pokémon Arceus non lo aveva, ma Leggende Pokémon Arceus non è l'unico modo nel quale si può declinare il mondo Pokémon in maniera alternativa rispetto alla battaglia a turni. Per esempio, tanto per dirvene una, potrebbe essere enfatizzato il lato action. Potrebbe essere più Ni No Kuni di Leggende Pokémon Arceus. Non è detto. Non è detto che adesso Leggende e il gioco Core Game siano le uniche due declinazioni di Pokémon by Game Freak. Poi, certo, raga, ci guardiamo negli occhi e ci diciamo: ma se Game Freak non sa fare già il gioco suo sul quale ha 26 anni di esperienza, perché si deve mettere a fare un altro gioco? E la risposta che vi do è vero, ma in questo esatto momento preferirei più scoprire che Game Freak ha un talento nascosto rispetto a una Game Freak che per l'ennesima volta fa qualcosa che sicuramente ha dimostrato di non saper fare, un gioco RPG in 3D. Quindi, per quanto mi riguarda, meglio vedere Game Freak fallire in un action che fallire per l'ennesima volta nella formula Pokémon che loro stessi hanno perso di mano. Yokai Watch 4 non l'ho giocato. Se volete mi guardo un trailer al volo, ma non l'ho giocato. Quindi non so come potrebbe essere un gameplay alla Yokai Watch 4. Questo giro, a prescindere dalle vendite, la batosta da parte della critica del mondo videoludico è stata parecchio pesante. Sì, in larga scala sono 23 milioni di copie, quindi non credo che gliene sbacicci niente. Saido va in live, Q twitta, ha twittato di nuovo? Allora, vi ragguaglio anche sui tweet di Q, ce li guardiamo al volissimo, perché oggi è uscita una cosina e volevo darvi la mia interpretazione, ok? È un'interpretazione di messa, comunque sì, ha appena twittato 13 minuti fa, wow. No, qui però tocca vederlo al volo. Chinese Uncle Leaked. Quattro ore fa so cosa ha twittato, mentre qui no. Ok, ragazzi, tocca trovare qualcuno che parla cinese al volissimo. Arrivo, eh. Intanto uso Papago, che non è affidabilissimo, ma è il miglior traduttore che conosco di intelligenza artificiale. Vediamo un attimo con Papago che ci dice.
Ok, allora, l'utente qui chiedeva, questo è un utente che ha scritto un post e l'uncle che è lui ha risposto. L'utente scrive: Original and Paradox Black and White. Stavano parlando probabilmente del fatto che Q stesse tisando sia una Paradox un'ova che un original taste, un gusto originale. Quindi qualcuno ha teorizzato. Ci sarà un remake di Unima, magari normale, un remake paradossale. Un'idea un po' strana. E infatti il signore qui, l'uncle, che è un altro grande leaker cinese che non è Q, risponde: No, solo uno di loro. Non tutti e due. Nulla di nuovo, secondo me, sotto l'orizzonte della nostra community. Ci siamo. Già ce lo aspettiamo. L'unico gioco, che tra l'altro confermerebbe una pubblicazione sui generis perché non sarebbe un doppio titolo, l'unico gioco in vista per me è un Paradox bianco e nero, che è Pokémon grigio, per dire. Se deve uscire uno dei due giochi, in vista all'orizzonte, a chiusura di Scarlatto e Violetto come arco narrativo, c'è indubbiamente un gioco di Unima reinterpretato in chiave paradossale. Ragazzi, sta succedendo. Per quanto sia assurdo, con il leak ED abbiamo anticipato, ed è incredibile, perché l'abbiamo anticipato subito dopo il leak ED, sto tizio ha cominciato a vomitare solo roba su Black and White. Solo. Subito dopo, eh? Solo roba su Black and White. Sta succedendo davvero. Probabilmente l'anno prossimo c'è un gioco strano su bianco e nero che non è esattamente un remake e che chiude l'arco narrativo dei paradossi. Allora, secondo me Q non ha fatto la sub, ma essendo che ci sono alcuni nostri sub che sono nel gruppo di Q, non credo che sia un caso. Poi magari è un caso, ma non credo che sia un caso. Cioè, secondo me gli arriva il tumulto italiano sull'argomento e quindi se siamo sulla buona strada, lui, come al solito suo, ci dà le bricioline. A noi e poi al resto del mondo. Però, cazzo, cioè, non era così forte il bianco e nero pandering fino a prima del leak ED. Subito dopo, boom. L'altra cosa che ha postato e che mi ha ispirato nel dirvi che vorrei fare un laboratorio di Fuji è questa roba qua. Allora, questa è l'impronta di Doduo, che è stata postata subito dopo la R-code di Dino. Quindi una testa, due teste. E ci dice che domani posterà delle emoji e che questa serie di indovinelli è una serie di indovinelli su un vecchio topic, ok? Quindi un topic che è stato trattato un po' di tempo fa sul Twitter di Q, ma che ora ritorna perché ancora non gli abbiamo dato la risposta giusta, ok? Esatto, raga, io vi voglio chiedere di andare con i piedi di piombo. Va bene? Non so se questa roba è su bianco e nero. Perché potrebbe tranquillamente essere una ripresa del simbolo dei medici e quindi della storia di Diplin. Quello che ci sta dicendo Q potrebbe anche solo essere che il Diplin speciale, l'evoluzione di Diplin, il Triplin, è un drago ha più teste e non ci voglio credere, però. Perché ovviamente l'unica altra cosa che mi arriva alla testa, forse con maggior amore e anima, che il drago originale non abbia una testa sola. Se ne deve avere più di una, ne ha due però, per quanto mi riguarda. Perché il cuneo DNA rende Kyurem Black e Kyurem White comunque una creatura a una testa sola. Quindi, per me, se esiste un drago originale, il drago originale ha due teste, non tre. Certo è che il drago originale a due teste ci superstà. Perché
Non so perché non ce lo siamo mai immaginati così, e magari ce lo cominciamo a immaginare oggi solo perché interpretiamo male dei tweet di Q, però cazzo ci sta. Avrebbe senso perché renderebbe ancora più evidente perché si sia diviso. Si è diviso perché aveva due teste, le due teste hanno sempre dato ragione, l'una a un gemello, l'altra all'opposto. Il drago si è diviso in Zekrom e Reshiram. Ma già di per sé era una creatura bifronte e quindi si è diviso finalizzando qualcosa che faceva già parte di lui, ma in una maniera innaturale. È giusto, lo dicevano anche a Forte Brezza, è l'unione di Zekrom e Reshiram, Kyurem e il vuoto lasciato dai due. Corretto. Questo è un altro motivo per il quale avrebbe senso a due teste e non a tre teste. Kyurem è un essere innaturale. Kyurem non è la terza parte. Eh no. Rispondo al Gala. No. Kyurem non è la terza parte di Zekrom e Reshiram. Kyurem è l'involucro vuoto che non sarebbe mai dovuto esistere. Creatura talmente innaturale che rischia di congelarsi da sola da quanto è debole. Kyurem è un paradosso. Non proprio. Non è un paradosso inteso in senso stretto di come noi pensiamo che siano i paradossi in Scarlatto e Violetto, però è una creatura che non dovrebbe esistere, che non fa parte delle creature che il creato ha voluto. Esiste solo perché il drago si è diviso, ma non doveva dividersi. Se ti congeli da solo, sei forte o debole? Indubbiamente debole. Indubbiamente debole, non abbiamo dubbi sul fatto che Kyurem sia una creatura che non doveva esistere perché il suo solo essere al mondo è un pericolo per se stesso. Kyurem zoppica, barcolla e fino a che non viene catturato dall'allenatore va incontro a un processo degenerativo che non riesce più a arrestare, per il quale il suo potere è troppo forte per il corpo che gli rimane. Quindi, drago a due teste? Sarebbe sensatissimo. Però la base potrebbe essere la testa di Kyurem, essendo secondo teoria di ghiaccio il drago originale. Ok. Non so quanto dobbiamo prendere il corpo di Kyurem come base per il drago originale, essendo che già in Kyurem Black e in Kyurem White il corpo cambia tantissimo. Figuriamoci prendendo l'altra metà che gli manca. Non so. Kyurem per me è una creatura molto lontana dal vero drago originale. Vi basti pensare a quanto siano diversi Necrozma dal vero Necrozma. Sono due creature opposte, non c'entrano niente. Sì, c'hanno le manine di cristallo, ma poi, fatto quello, lo scheletro dei due mostri, il senso, il design dei due mostri è lontanissimo. E per me Kyurem sta al drago originale come Necrozma sta a Ultra Necrozma. Necrozma è Ultra Necrozma menato, pestato, smontato, ricostruito. Kyurem è quel che rimane di un drago mitologico. Quindi, che possa avere due teste, non lo escluderei. Perché qui la storia che racconta il tweet di Q, se vogliamo essere dei malati di quinta gen, è una testa, Kyurem, Zekrom e Reshiram, due teste, il drago originale, subito dopo nella stessa giornata ci viene raccontata una paradox unima ed eccoci qua. Zekrom e Reshiram sono diversissimi fra loro, sono d'accordo, ma infatti secondo me il drago originale non ce lo dobbiamo immaginare come una fusione. Anche perché, se proprio volessimo, ormai abbiamo trasformato questa live in un mezzo talk, ma voglio dire, sono tutti argomenti collegati, quindi li riprenderemo poi nel commento all'anime. Mi perdonerete, ma non si può non parlare di questa roba. Capiterà una sola volta nella vita di aspettare un titolo così strano come una unima paradossale che chiude il cerchio di una generazione diversa dalla sua. Quindi, secondo me, invecchieranno bene queste live, nel bene e nel male. Detto ciò, non ce la dobbiamo immaginare come una fusione questa roba, perché se proprio vogliamo dirla tutta, il modo in cui si fondono Zekrom e Reshiram in bianco e nero 2 è un modo innaturale, reinterpretato dall'uomo attraverso il lavoro di Acromio. Quindi,
Non è vero che Zekrom più Kyurem uguale l'esatta metà del drago originale. Solamente se il drago si riunisce attraverso le sue forze abbiamo il drago originale vero, autentico. Perché se no è lo stesso dilemma scientifico del Kabutops. Kabutops è il Kabutops esistito 300 milioni di anni fa? La risposta è sicuramente no. È ciò che sopravvive oggi attraverso la scienza restaurativa dell'Isola Cannella. Non è il vero Kabutops, altrimenti tutti i Pokémon preistorici sarebbero stati roccia. I fossili di Galar, in senso estremo, però i fossili di Galar sono un errore grosso, ok? Andiamo indietro. Pensiamo a un errore un pochino meno grosso e tra l'altro irremovibile. Kabutops. Aerodactyl. Qualunque altro fossile. È quello che riusciamo a avere di quel Pokémon, ma non è esattamente quel Pokémon. No, il tipo roccia è stato artificialmente assegnato ai fossili old gen. In che senso artificialmente? Stai dicendo quello che sto dicendo io? Se sì, sono d'accordo. Cioè, il tipo roccia fa parte del processo creativo, anzi restaurativo del fossile. Ma non è detto che fossero di tipo roccia, anzi è improbabile, visto quanta acqua c'era in quel mondo antico. Il giorno che al posto di Paradox Unima riveleranno Let's Go Unima, sappi che avrai una vita sulla coscienza. Lo escludo. Ah, ok, stai dicendo quello che dico io. Ok, allora siamo d'accordo, Tom Tom. Clip this. Se esce Let's Go Unima, faccio una maratona di Let's Go Unima in live finché non lo finisco, senza dormire. Non esce. Ma non esce, raga, ma che Let's Go Unima? Let's Go Unima è una follia anche solo pensarlo. No, ragazzi, è una follia, credetemi. Non ha senso da un punto di vista di marketing, ma non scherziamo. Non ha senso. Non vuol dire niente. Non vuol dire niente Paradox Unima con Let's Go. E aggiungo. Let's Go è una considerazione che vi ho già fatto. Let's Go è un titolo che vuole recuperare le vecchie leve che si sono perse per strada. Bianco e nero è una generazione con la quale è impossibile fare questo. Non possono stare insieme. È tanto finché vende, raga, non vende. Let's Go Unima è un'idea di merda. Let's Go Johto, let's go. Ma Let's Go Unima è un'idea del cazzo. Non ha senso. Non ha senso e The Pokémon Company si è mostrata fuori fuoco in mille modi, ma non nel sapere cosa vende. Let's Go Unima è una manovra di marketing senza senso. Senza senso, non parla a nessuno quella roba, non la vuole nessuno. Quindi per me Let's Go ormai ad oggi, a 5 anni dall'ultima uscita, sono finiti. Se anche dovessero voler fare un secondo remake della seconda generazione, non lo farebbero in chiave Let's Go. Let's Go hanno avuto il treno in partenza nel 2018, secondo me vedendo le vendite non proprio soddisfacenti, per via del fatto che Kanto in teoria è un po' una roba che vende da sola, e invece ha venduto quasi come leggende Pokémon Arceus, che per loro è, oh mio Dio, è andata una merda. Vi direi che Let's Go è muerto. Peccato. Capisco perché. Secondo me il motion control l'ha un po' buttata via, perché la formula era sensata. Forse il motion control è stata la valvola fuori fuoco di quel progetto là. Se avessero trovato un metodo meno pigro per rendere veloce la cattura e le battaglie contro i selvatici diverse, forse Let's Go avrebbe ancora oggi una longevità, garantita. Il motion control alla fine è risultato divertente nelle demo che provammo prima dell'uscita, ma dopo 3 ore ti eri rotto il cazzo. Ma Kyurem non dovrebbe essere tipo senza testa allora? Kyurem non dovrebbe essere, partiamo da questo presupposto, Dear Lost. Kyurem
Il drago originario ha due teste, una per Reshiram e una per Zekrom. Idealmente ciò che resta è un corpo senza testa, senza ideale e libertà incarnati in due cervelli ora scissi. Adoro il design di Kyurem, ma cosa ne pensi di uno scarto ancora più scarto, privato della testa e ancora più vuoto? Non sarebbe funzionale da un punto di vista di mero design. Ha una testa esattamente come ha delle braccia e delle gambe, e ce le hanno anche Zekrom e Reshiram. Non devi interpretare Kyurem come tutto ciò che non sono Zekrom e Reshiram, ma come un Pokémon che non arriva ad avere nessuno degli elementi di Zekrom e Reshiram in maniera completa. Mi spiego? Cioè, Zekrom e Reshiram hanno tutto, Kyurem ha qualsiasi cosa hanno loro ma meno. Ha una testa ma è rotta, ha delle ali ma sono rotte, ha una coda ma fa schifo, ha delle gambe ma sono storte, ha delle braccia ma sono troppo piccole. Kyurem non è un anti-Zekrom e Reshiram, ma è un wannabe. Non riesce a essere in nessun elemento fisico loro, perché è tutto ciò che resta del drago originale, per l'appunto. Però, chiudendo il tuo ragionamento, ma secondo il mio punto di vista, riassorbendo Zekrom e Reshiram, completa l'unica testa che gli rimane e ne sviluppa un'altra. Quindi, tornando al discorso in principio che stavo facendo, madonna che introduzione lunga per l'anime Pokémon, mannaggia a me, il drago originale non mi aspetto che abbia le fattezze di Zekrom o Reshiram o Kyurem o un'unione di loro. Potrebbe essere una roba a parte. Anche perché, a dirla tutta, Game Freak ci ha preso gusto con i design stravaganti. E al netto di un Dialga Origine che fa schifo, per me Palkia Origine è incredibile. Che ne dica il mio collega Darione, per me Palkia è il design alieno di Pokémon. E secondo me per il drago originale devono andare in quella direzione. Mi devono fare un design alieno. Mi devono fare un design che io non capisco bene. Sai cosa, Vince? Ultra Necrozma è molto meno alieno di Palkia, secondo me. Ma ragazzi, io lo dico fin dall'inizio che Palkia Origine è molto bello. A me Origin Palkia fa impazzire. Lo vedete nella mia reazione in Blind Run. È un demone di Shin Megami, Palkia Origine. È bellissimo. È un cavallo, un centauro senza braccia, figlio di Dio, quindi non devi capirlo, non deve essere qualcosa che ti ricorda un animale nello specifico. E per me il drago originale deve essere qualcosa di simile. Volendo chiudere questa enorme pippa, ok? Facciamo questa enorme pippa, va bene? Zekrom e Reshiram sembrano due draghi perché si sono già divisi per due umani, diventando delle creature terrene, ma il drago originale non lo è. Quindi Zekrom e Reshiram sono due creature terrene, sono due draghi terreni. Kyurem è un quasi drago terreno perché è ciò che rimane, ma il drago vero? Il drago vero non deve essere qualcosa di simile. No, Soul Celebi, perdonami. Alieno non intendevo come extraterrestre, ok? Alieno nel senso letterale del termine, cioè distante da ciò che è terreno, ok? Oltre ciò che conosciamo, non alieno nel senso extraterrestre. Anche per me il drago originale è un dio, non è un semplice Pokémon che viene da fuori. È l'unica cosa che si avvicina ad Arceus, sicuramente anche Game Freak per un periodo di tempo l'ha pensata così. E qui si ritorna a quello che ho detto, alle varie considerazioni che ho fatto nella mia veteran di Bianco e Nero con Sabaku. Cioè, chiamare la pietra grigia Godstone significa, almeno per un momento, voler dare i connotati di Dio a quel Pokémon, soprattutto perché Bianco e Nero arrivano subito dopo Arceus, subito dopo Diamante e Perla, quindi Game Freak aveva lavorato appena in quell'istante al concetto di Dio e secondo me voleva espanderlo. Poi è andata come è andata. E vabbè, qui potremmo riaprire l'argomento X e Y, quanto sono una delusione in termini proprio di ambizione. Non c'è stata più quell'ambizione da parte di Game Freak, ma è un discorso che abbiamo fatto tante volte. Se Terrapagos si rifacesse la tartaruga nera cinese, il Dragon di Black and White potrebbe essere ispirato da uno dei due, tra il drago azzurro e il drago giallo.
Io credo che più che altro sia il dio drago, ovvero il drago che si trova in fondo al mare, che viene raggiunto dalla... Aiutatemi, un'ami, un'enami... Come cazzo si chiama quella tartaruga millenaria? Non me lo ricordo, la tartaruga alla quale si ispira Wartortle. La tartaruga antica millenaria che porta sott'acqua il guerriero nel palazzo del drago da Ryujin. Come cazzo si chiama? Non si chiama Uramakira. Mo ci guardo, mo ci guardo come si chiama. Aspetta, eh. La Minogame. Bravi. Minogame. Ya. Non è Osomaki, vabbè, abbiamo tutto il menù dell'all you can eat. Sì, la Minogame. Ecco, potrebbe essere lei, la tartaruga che in maniera figurata ci porta al drago, non da intendere come Terapagos ci trasporta verso il drago, ma come un... il DLC della tartaruga è l'incipit per la storia del drago originale. Allora, ormai questa roba è diventata un talk. Non vi preoccupate, le 3 puntate le commentiamo e ce la facciamo, perché so che ce la faremo e so che abbiamo tempo, quindi non andiamo in iperventilazione. E ribadisco che sono tutti elementi che si collegheranno alle puntate, per questo sto dedicando con piacere questo approfondimento al drago originale. Mi rimetto magari in full cam, non credo ci sia bisogno di vedere questa cosa, però fa ambient, dai, fa ambient. Così la gente che si collega sa che stiamo parlando di leak, eh? Che ne dite? Allora, mi faccio solo un po' più grande così magari non sono migragnoso. Le ultime 3 puntate, esatto, sono importantissime. News bollenti su Unima, Luck for Luke, le abbiamo viste, credo, se non ha twittato ancora. No? Non ha twittato ancora. Vabbè, aggiorno, faccio un F5. Ok. Però aspetta, vediamo un attimo risposte. Non ne ha date. Non ne ha date, ok. Allora, dicevo, persi il filo del discorso, un conto è voler teorizzare. Tra l'altro ci sarà una cosa delle puntate di Horizons che parlerà di questo. Un conto è voler teorizzare sulla base di ciò che Game Freak ha fatto prima, e un conto è parlare di ciò che sarebbe giusto fare. Cerchiamo di non confondere le due strade, che spesso e volentieri sono parallele e quindi opposte. Game Freak è una software house che, soprattutto narrativamente, è stata nei primi 23-24 anni della sua vita molto pigra. Tende a ripetere se stessa, tende ad avere stilemi nauseanti per i suoi fruitori, e questo, come ho detto più volte, è il nucleo che rende possibile la teoria Mani. La teoria Mani si basa sul fatto che Game Freak ha sempre creato gli stessi leggendari, con gli stessi elementi, con le stesse caratteristiche, più o meno con la stessa relazione tra loro. Quindi è semplice trovare un filo conduttore fra le opere di Game Freak, perché talvolta non è un filo conduttore, ma è una spasmodica ricerca di ripetizione e serializzazione di ciò che è funzionato. D'accordo? Quindi, spesso e volentieri mi sentite dire, nel corso della mia carriera da esperto di Pokémon, che una cosa non ha senso perché Game Freak non l'ha mai fatta. E questa idea, questo ragionamento è tendenzialmente sempre vero. Quasi sempre vero. Cioè, dire, ragazzi, Zygarde non è il leggendario del DLC perché Game Freak non lo ha mai fatto è una supposizione che ha senso per via del fatto che Game Freak non ha mai creato forti collegamenti intergenerazionali. Quindi, in assenza di leak che andassero duramente in quella direzione, mi sono sentito di dire 9 mesi fa, quando cazzo era,
che Zygarde non sarebbe stato il protagonista dei DLC di Scarlatto e Violetto. E infatti ho avuto ragione. Questo non significa però che legare un vecchio leggendario non narrato correttamente ad una nuova storia sarebbe stato narrativamente sbagliato. Anzi! Anzi! Avrei avuto il cazzo duro se Game Freak se ne fosse uscita con: "Raga, non vi abbiamo mai raccontato Zygarde, ma adesso ci siamo inventati un'intera storia su di lui che dà nuova luce agli eventi di Kalos ed è la base sulla quale si costruisce il dramma di un'altra regione e dei suoi personaggi." Minchia! Godo! Sarei contento, sarei stato contento. Non ho capito, forse vi ho dato fastidio alle orecchie. Quindi, è corretto dire che sembri strano vedere la generazione 5 ricicciare fuori come motivo dell'inizio del dramma di Paldea e delle follie del suo primo imperatore. Sono d'accordo, certo che è strano, Cristo. Ma se fosse così, sarebbe molto salutare per il franchise. Game Freak ha una terribile voglia di buttare via tutto quello che fa e ricostruire sempre da capo. Game Freak ha questa stupida convinzione che una volta che un'idea è stata realizzata, basta, ha comunicato tutto, deve essere buttata nel cestino. Certo, non bisogna andare nell'estremo opposto, Assassin's Creed insegna. Ciò detto, un racconto come quello della quinta generazione è sicuramente in grado di partorirne altri che si legano a lui. E se Pokémon finalmente cominciasse a creare delle generazioni che si intersecano con le precedenti, non sarebbe un errore, sarebbe un'idea forte che comincia finalmente a dare un senso a noi che ci cervelliamo sulle teorie. È questo il punto. Quindi, per quanto ci possa sorprendere, esattamente come ci sorprese all'epoca Leggende Pokémon Arceus, non dobbiamo pensare che l'idea di trovare l'origine della nona generazione nella quinta sia sbagliata. Ma nella quinta come nella terza, come nella seconda, come nella prima. Il punto è, non è sbagliato vedere una Game Freak che ha voglia di unire qualche puntino. È tutto quello che le chiediamo. Ed è per questo che scherzosamente vi dissi all'inizio del LinkedIn di qualche giorno fa che avrei sparato una stronzata simile al gioco Pokémon con tutte le regioni. Perché ogni volta che qualcuno mi ha detto nel corso di questi anni: "Raga, nel terzo gioco si torna nell'altra regione, raga, nel DLC ci spiegano il perché della macchina di Azeta", io ho sempre detto: "Ma stavolta sembra vero. Stavolta sembra che Game Freak voglia unire l'idea di Leggende Pokémon Arceus, il ritorno a una vecchia generazione ma in un nuovo contesto di gameplay innanzitutto, a Horas, la conclusione della generazione corrente con il remake del passato. Vogliono fare un Horas e Leggende Pokémon Arceus che scopano e fanno un figlio. E quel figlio è un gioco su Unima che non è un remake ma che non è neanche una storia a sé stante. O meglio, lo è, perché lo sarà, ovviamente sarà giocabile anche senza aver giocato Scarlatto e Violetto, ma riprenderà grandi temi di Scarlatto e Violetto e renderà evidente che qualcosa di questo gioco è l'origine dei cristalli. Sei cosciente, è vero, che rimarrai deluso quando la dura verità verrà svelata, come tutti noi del resto? No, non è vero. Certo, rimarrò deluso se non sarà così. Non penso che sia così ovvio come questo commento lascia intendere. Cioè, dal tuo commento, penso che tu creda che sia improbabile che esca questo gioco di Unima, legato alla lore della nona generazione. Al momento mi sembra la cosa più probabile. Poi, certo, rimarrò deluso se non succederà.
Però non credo che sia così ovvio che non sia così. Anche a me scappa la cacca, raga. Non è vero. L'ho fatta prima di fare questa live. Commento pessimista, raga, lo capisco, ok? Piano, lo capisco. Va bene? Il commento pessimista lo capisco, lo metabolizzo, lo interiorizzo e lo giustifico. Però stavolta va tutto in quella direzione. Allora, ve la metto in un altro modo. Mi pento di non essere andato in quella direzione. Ok? Con il trio del DLC1. Vi ricorderete che più volte nei video analisi e nelle live ho detto: vabbè, cattivi non sono. Ci sono varie cose che li fanno sembrare cattivi. C'è pure il tipo veleno, però cattivi non sono. È ovvio che Ogerpon sia buono, quindi in teoria i tre dovrebbero essere cattivi, ma cattivi non sono. Perché Game Freak non l'ha mai fatto. Di rendere i protagonisti dei trailer dei cattivi spacciandoli come buoni. Eppure, vi ricordate, ho fatto questo ragionamento a Roberta durante i mondiali e lì mi dovevo fidare della sua intuizione da rasoio di Occam. Lì Roberta mi fa: Fra, però sono disegnati come dei cattivi, sembrano dei ladri. Io ne capisco di disegno e questi tre sono disegnati come tre villain stereotipati. E io le ho detto: Sono d'accordo, ma è. Perché ci sarà stato un equivoco? Perché sembrano cattivi, ma in realtà loro non hanno capito Ogerpon e Ogerpon non ha capito loro, perché in Pokémon finisce tutto a tarallucci e vino. E invece no, Game Freak ha reso quei Pokémon cattivi, punto. Sono cattivi, punto. E quindi stavolta non voglio fare lo stesso errore. Non voglio fare lo stesso errore di chiudere a prescindere una strada. Perché io la strada dei loyalty cattivi l'ho chiusa. A 10 mandate sin da subito. Ho detto no, cattivi no. Game Freak non le fa queste cose. Cattivi no. Possiamo parlare di tutto il resto, ma cattivi no. Stavolta non lo voglio fare. Quindi stavolta vi dico. Sembrerebbe che la storia di nona generazione continui in un remake che non è un remake. Sembrerebbe. Poi magari non è così, ma stavolta non la chiudo questa porta, perché la logica ci porta lì. Il rasoio di Occam ci porta lì. E apriamo nuovi orizzonti, bravo Nael, esatto. Quindi, aprendo nuovi orizzonti, dico. Facciamolo. Pensiamoci. Il cuore ci porta lì, Ferdi, hai ragione, certo, ovvio. No, no, allora. Questo è confirmation bias pieno. Per tutti noi, perché se guardate i commenti, tutti qua parlano di Drago originale. Guardate. Dra Original Dragon of Kyurem, Reshiram, Zekrom is going to have two, three heads, ok? Tutti ne stanno parlando ora. Ok? Il LickD in qualche modo ha generato questa valanga della febbre di Unima. Sono contento, sono contentissimo. Testimoni che da prima sul tweet di Q si parlava di Unima non così tanto. Poi, da quando abbiamo fatto il LickD è andato full Unima, sto pazzo. Bene, meglio così. Quindi. Sono sicuro che tutti noi vogliamo vederci Unima qua dentro. Tutti noi vogliamo vedere Unima brillare come ha brillato Sinnoh in Leggende Pokémon Arceus. Rosico. Pensando che i Sinnoh Lovers, non sono uno di loro, non nel senso che non mi piaccia, ma non è la mia preferita, abbiano Leggende Pokémon Arceus. Io voglio avere il Leggende Pokémon Arceus di Unima, lo voglio. Non nel senso che debba essere di gameplay quella roba lì, ma deve avere quel significato. Un ritorno alla generazione in salsa differente con un macro approfondimento di lore. Non è isteria di massa, è chiaramente, regà, voglia di rivedere una generazione che ai vecchi, che sono quelli che commentano i post di Q, è piaciuta. Oddio, mica a tutti. Per
però quelli che commentano i post di Q sono i fanatici di lore e quindi sì. A tutti gli interessati vecchiardi fan di Q interessa la quinta generazione, a tutti piace la quinta generazione, se sono collegati in questa live, se stanno guardando i tweet di Q, mettiamola così. E io che sono stato derubato dei sequel di Sole e Luna, cosa devo dire? Hai ragione. Hai ragione, anche Sole e Luna secondo me meritavano di più. Quasi tutti i giochi meritavano di più. Ma forse andiamo full. Tutti i giochi meritavano di più. Sede, non voglio essere cattivo, ma la vedo dura che Q abbia iniziato a parlare di Unima per merito nostro, più che altro perché la vedo dura che capisca queste live. No, 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 ho spiegato il perché ho il sospetto che possa esserci un legame. Perché so che alcuni utenti che seguono queste live sono anche nel mondo dei leak, nel giro dei leak di Twitter, e quindi potrebbe esserci un passaparola in quel senso. Ok? Non perché Q si colleghi a queste live e le guardi, ovviamente. C'è Soul Silver Art, c'è Eclipse, ce ne sono tanti che girano in queste live e poi vanno su Twitter. Sun and Moon meritava di essere approfondito. Ma ragazzi, ragazzi, X e Y meritava di essere approfondito. Grazie a Wrathflames della sub. Ok, X e Y merita di essere approfondito. Stiamo scherzando, XY parla di un genocidio. Oh! Ma forse più di ogni altro gioco! Ciao, Goober. Goober viene, si ammazza e va via. Si rifiuta di elaborare oltre e fugge. XY avevano un incipit che all'area zero, secondo me, avrebbe cacato in testa, e l'area zero mi piace. Ma l'idea di un re folle che per via di una singola vita spezzata uccide un intero regno con la bomba atomica è una roba sulla quale puoi ricamare una storia vera di politica, di emozioni, di persone. Eppure. Bene, direi che i tempi sono maturi per continuare a parlare di teorie sul drago originale e sui cristalli, perché vi assicuro che lo faremo. Abbiamo tre puntate da commentare. E la prossima è, ahimè, la puntata che meno mi è piaciuta probabilmente di tutte e 23 le puntate uscite finora. Quindi, lasciando per ora questo sottofondo, non è vero, ne avevo uno in mente specifico. Devo mantenere fede alle mie stesse scelte registiche. Quindi, andiamo. Puntata numero 21. No, non spezzare la live, Ferdi, ti assicuro che ha senso che sia tutta unita. Al massimo metti che l'anime viene commentato a partire dalla prima ora, ma credimi, è un unico discorso. Parleremo tanto di cristalli, di Terapagos. Allora, la puntata 21, per vari motivi, è la puntata che meno mi è piaciuta di Pokémon Horizons. È una puntata molto scontata, che a differenza di tutte le altre puntate che sembravano scontate, lo rimane. Non sorprende mai. È una puntata il cui script, per quanto mi riguarda, è chiarissimo sin dai primi 35 secondi. Quindi lasciate che vi racconti il perché se non avete mai visto l'episodio. L'episodio 21 si apre con Rico, Lico, non so come chiamarla, Lico, Lico, che è giusto Lico, anche se allora sarebbe giusto Liuk e non Ryuk. Va bene Lico. L'hanno dato il nome in italiano? Lickitung, no, per carità di Dio, ragazzi. È Lickitung? È Lico, ok, hanno già dato il nome occidentale del Lico, fantastico. Benissimo, godo. Quindi, Lico sta facendo una lezione online, anzi l'ha appena finita, si sta videochiamando con la ragazza, la bambina, in realtà l'adolescente compagna di banco della prima puntata, che le chiede se ha catturato dei nuovi Pokémon.
E lei risponde, facendo poggio e buca con la riflessione della puntata 17. No, non ho catturato nessun Pokémon, voglio concentrarmi solo su Sprigatito. Ann. Esatto, Bassaluna, si chiama Ann, corretto. A questo punto il gruppo si incammina. E vai, Rayquaza ci aspetta. Vi ricordo che Kabu, nella puntata precedente, ha detto che, come in un sogno, il Rayquaza cristallino gli è apparso e è volato verso ovest. Questo, lo sottolineo con l'evidenziatore, ci ha fatto presupporre già nella scorsa puntata del commentary Anime Afternoon che Rayquaza da solo sia in grado di accedere alla dimensione onirica dei desideri, di quel che cazzo vi pare, legata ai cristalli, perché al momento in cui Rayquaza appare in una Steamington completamente deserta agli occhi di Kabu, Liko, Roy e le loro palle sono lontani, ok? Quindi mi raccomando, ricordatevi che questo Rayquaza nero sembra aver avuto da solo il potere di far apparire una dimensione diversa dalla realtà sensibile. Quindi si incammina il gruppo, composto da Roy, Liko e Fride, e i rispettivi Pokémon. E intanto Fride racconta a Liko che si possono avere varie declinazioni differenti dell'essere allenatori Pokémon. Persone che vogliono diventare più forti, persone che vogliono collezionare Pokémon, chi invece ne vuole scoprire di nuovi e ancora mai conosciuti dall'essere umano, tutte queste persone possono essere correttamente definite allenatori, anche se sono persone molto diverse. Questo perché Liko sta ovviamente attraversando una crisi identitaria, dovuta al fatto che non ha ancora trovato il suo percorso che Kabu le ha intimato di cercare. Piove. Quindi i tre, ben presto, guardate il pelo di Sprigatito che parla chiaro, si devono rifugiare in una sorta di baita, non so come cazzo chiamarla, non è una baita perché non sono in montagna ancora, comunque un posto, un rifugio aperto a tutti. E qui i protagonisti trovano una tenna che è molto molto scosso dentro una scatola. Una tenna che, vi rivelo adesso, solo per non rendere davvero così ovvia la puntata, in introduzione si vede preoccupato mentre una tempesta imperversa in cielo. Persone che non hanno visto l'episodio, secondo voi in questo episodio cosa succede? Aterin no. Bene. Atene esplode. No. Ecco. Da subito anch'io ho pensato, beh, Liko comincia la puntata con: non ho ancora catturato un nuovo Pokémon, voglio solo concentrarmi su Sprigatito. Un nuovo Pokémon da solo, indifeso e in difficoltà in una baita. Chissà cosa succederà. Liko si rende conto che Athena ha dei problemi e quindi lo prende subito in braccio e corre verso la Brave Asagi, che non è troppo distante. Quindi Liko va dall'infermiera, della quale non ricordo il nome, ma sicuramente ricordo che alla domanda sì e no risponderei un deciso sì, e l'infermiera ci dice che questo Athena però è sano. Questo Athena non sembrerebbe, grazie a Spada del Demonio della Sab, non sembrerebbe avere problemi da un punto di vista fisico, da un punto di vista di salute, ok? Almeno fisica, ok? Liko ricorda che nel Pokédex ha letto che gli Athena sono molto sensibili alle emozioni esterne umane e Pokémon, e che sono, permettetemi lo stupido gioco di parole voluto con il suo nome, delle antenne per le emozioni, captano emozioni e le riproducono. Quindi, se qualcuno è felice vicino ad Athena, anche Athena sarà felice. Se qualcuno è triste accanto a Athena, anche Athena sarà triste e compagnia cantante. Quindi è plausibile che Athena sia turbato mentalmente
perché qualcuno nelle vicinanze del vecchio luogo dove l'hanno trovato, del rifugio, è effettivamente turbato. Anche l'infermiera, che è Molly, ok, grazie. Molly è convinta che il turbamento qui sia mentale e non ci sia alcun problema fisico in questo Pokémon. Liko quindi chiede se può prendersi cura di lei e Molly risponde positivamente. Molly ha qualche ripensamento sul fatto di aver affidato un nuovo Pokémon a un'allenatrice inesperta come Liko, ma Fride la tranquillizza. È la scelta giusta. Athena è un Pokémon che apre il suo cuore per calmare le persone e Liko è una persona molto sensibile, forse la più sensibile dell'intera ciurma, quindi Athena e Liko stanno bene insieme. L'episodio sempre di più va nella direzione di una Athena fra i membri del party di Liko. A questo punto Athena viene portato nella stanza di Dot, che viene percepita da Liko come un luogo sicuro, perché Dot è non solo un'amica, ma anche un mito, una persona che lei guarda con estremo orgoglio e ammirazione, grazie a Raksha Red Fox della sub. E le confessa appunto che questo Pokémon è turbato mentalmente e le chiede che cosa può fare, come si può gestire un Pokémon emotivamente scosso. E Dot fa peraltro un discorso banale, ma capace di fotografare il lavoro dei content creator meglio di come i nababbi parlino del mondo degli influencer, e dice che la vita è un turbinio di emozioni in tante giornate, e che quando lei lavora come Gurumin vive un'altalena di sentimenti, talvolta legge dei commenti durante le dirette che le fanno pensare ma sta zitto coglione, e a volte invece legge altri commenti che la pompano di autostima e la spingono a far di più, che effettivamente è un riassunto molto stringato ma anche molto corretto di quello che provo io. E anche io mi divido fra questi due estremi quando lavoro, sia che io legga i commenti di un video che ho già fatto, sia che io sia in diretta con voi. Quindi in quel momento Dot è bella trasportata e carica emotivamente, perché pensa ai tipi di commenti, di feedback che le arrivano. E in quel frangente però Athena percepisce questo infervorirsi di Dot e quindi scappa. Foto di Quaxly che indica dove Athena è scappato. Olio su tela, no, è una foto. Quindi Gurumin è Sidonia, no. Sidonia è chiaramente Fride. Cioè, per me il mio animale guida è Fride. Tutto della storia di Fride è io. Cioè, la puntata 18 parla di me. La puntata 18 sono io a Siena con la mia vita che sta cambiando, con tutte le certezze che avevo avuto fino ai 22 anni precedenti che stavano crollando. Io stavo studiando e intanto stavo facendo sta roba, e a un certo punto ho detto ma sai cosa? Nonostante il mio percorso di studi di giurisprudenza vada a gonfie vele, io voglio fare questo nella vita e adesso comincio ad andare al 100% in questa direzione. È andata bene, però ho rischiato anche tanto, perché insomma poteva anche non succedere nulla una volta qui a Milano. E la Brave Sidonia, esatto. Quindi per me Fride, vero animale guida. Però Dot fa il mio stesso lavoro. Io non sono per niente introverso come Dot. Anzi, Dot è un personaggio lontano da me, perché Dot ha due modalità. La modalità Gurumin e la modalità Dot. Per me non è assolutamente così. Per me Sidonia è Francesco, Francesco è Sidonia, Sidonia è un pezzo di Francesco e Sidonia è tanti pezzi di Francesco a seconda di quello che si fa. Perché il Sidonia del commentary dell'anime è un pezzo di Francesco, il Sidonia che fa live tunes è un altro, il Sidonia che fa il coglione mentre gioca un gioco difficile è un altro ancora, il Sidonia delle veteran quando è il veteran è un altro pezzo di Francesco, il Sidonia con Sabaku mentre Sabaku è il veteran è un altro ancora, quindi... E il Sidonia dei video è un altro ancora, e tra l'altro dipende quale video, perché anche negli approcci ai video sono differenti, quindi è un Sidonia di merda sempre quello. Quindi
Saidonia che deve andare dallo psicologo. Non sono Dot. Dot non è Gurumin. Dot vorrebbe essere Gurumin, ma non lo è per niente. O forse non vorrebbe esserlo, non lo so. Ma comunque Gurumin è un personaggio lontanissimo da quello che è Dot. Non è un pezzo di Dot. Allora, in questo momento, momento carino devo dire, Athena comincia a scappare per tutta la Brave Asagi. E durante questo percorso, purtroppo, si trova in delle stanze nelle quali le emozioni forti fioccano. Qui c'è un litigio tra Mardok e Orio, che purtroppo fa scappare nuovamente Athena. Athena si trovava in questa stanza vicina alla cucina, che è la stanza delle riunioni, la sala riunioni, dove Friede nella puntata 18 ha raccontato di lui e Cap, e Athena quindi arriva e poi scappa perché vede loro che si stanno a acchiappà. Quindi, di nuovo, arrivederci e grazie. Momento picco della puntata, per quanto mi riguarda. È l'unico momento divertente della puntata, o meglio, è l'unico momento che mi ha sorpreso e fatto ridere. Arriva Roy e fa: ci penso io. Questo Pokémon dovrà pur mangiare. Quindi, adesso, mettiamo sta scatola, ok? Sta scatola di cartone. Ci mettiamo sopra una bella ciotola piena di bacche. Athena prima o poi dovrà mangiare, quindi emozioni o non emozioni, adesso lo prendiamo. Mette la scatola, mette la ciotola, si mettono tutti dietro, aspettano. E Roy intrappola il suo stesso fuecoco 3 secondi dopo. Fa troppo ridere questa cosa. Fuecoco cade nella trappola del suo stesso allenatore e niente, bel momento con Quaxly che guardate anche piuttosto indignato, mentre Lico guarda con interesse assieme a Spiegatito l'evento e Roy capisce perché il suo Pokémon. Aveva fame, sì, aveva fame. Intanto Roy aveva ragione, Athena è effettivamente affamato, però è anche molto timido, quindi guarda da lontano altri Pokémon che sono i Pokémon di Mardok che stanno mangiando delle robe preparate dal cuoco. Alcrimi fa per offrire una bacchetta, un croccantino a Athena, Athena lo prende fugacemente, ma insomma non vuole condividere questo spazio con gli altri perché è un Pokémon molto timido e appunto le sue emozioni sono troppo legate a quelle esterne, quindi cerca sempre di stare da solo. Athena è solo femmina, sì lo so, e Grimmsnarl è solo maschio. Questo Athena inteso come questo Pokémon Athena, non questa Pokémon, ok? A questo punto Athena se ne va all'ultimo piano della Brave Asagi, sulle finestre che danno ovviamente sul cielo, e sì, Pokémon è maschile, raga, quindi io dico sempre questo Pokémon, quando dico questo Athena è questo Pokémon Athena. Athena se ne va in soffitta e Lico lo raggiunge empatizzando con il Pokémon. Lico capisce come il Pokémon si senta perché anche lei, quando è stata per la prima volta introdotta in questa nave, era andata qui, si era rifugiata qui da sola perché non sapeva come amalgamarsi assieme al resto delle persone che avevano invece già un'intesa cementificata nel tempo. Lico quindi chiede a Athena se Athena voglia venire con lei e Athena fa amicizia. Ora, è molto dolce questa scena, ma è anche molto telefonata. Credo che questa puntata non riesca nell'intento di rendere originale un inizio e una fine già scritti, cosa che invece la puntata di Vatrel fa. Anche nella puntata di Vatrel è chiaro, è lampante che Vatrel stia per diventare un Pokémon di Roy. Ma il modo in cui viene raggiunto l'obiettivo Roy a un secondo Pokémon è estremamente creativo.
hai la scoperta del Vatrel che non sa volare, hai Roy che allena Vatrel, che riesce nell'intento di farlo volare, hai poi Vatrel che si lancia verso di lui e non riesce a planare, quindi Roy che usa l'abilità di lanciare le cose per catturarlo al volo, ed in realtà è una cattura fatta per salvarlo ancora prima che ottenerlo come membro della squadra. Qui invece è proprio telefonare anche il come. Athena, Pokémon delle emozioni. Liko, allenatrice che empatizza con i Pokémon. Come andrà? Liko empatizzerà con Athena, che è molto timido. Svolgimento esattamente questo. Bonus per come Athena verrà d'ora in poi trasportato da Liko. Ce l'ha nel cappuccio. L'episodio per me sarebbe potuto finire qui, ma va avanti in un ulteriore elemento di banalità. Adesso Athena sta bene e quindi Liko lo riporta al rifugio, perché non c'è più bisogno di curarlo, non c'è più bisogno di tranquillizzarlo. Il character development di Liko in questo episodio non c'è, Tom Tom, secondo me. Liko non è diversa dall'episodio precedente. Liko ha un character development nel prossimo episodio. Qui non è successo molto, secondo me. Non vedo differenze tra la Liko precedente a questo episodio e questa Liko, se non il fatto che ha un altro Pokémon e si è aperta a un altro Pokémon. Benissimo, si poteva raggiungere questo obiettivo facendo bene questa puntata, perché questo obiettivo viene raggiunto semplicemente dandole un altro Pokémon. Quindi il character development di Liko non aveva bisogno di una puntata brutta per essere eseguito. Dunque non capisco l'obiezione. Liko deve avere un character development? Sì. Il character development è avere un altro Pokémon? Sì. E poi? Sì che lo è, se Liko fosse rimasta sempre sulle sue non avrebbe potuto convincere Athena. Non è vero che Liko è sempre rimasta sulle sue. Il fatto che Liko empatizzi con i Pokémon è un elemento che esiste già dall'arco narrativo di Arboliva. Quindi si sa già. Si sa già che Liko empatizza con i Pokémon, non è una novità, non ci si aspetta che Liko rimanga sulle sue, non so perché tu ti aspettassi che Liko ignorasse Athena, non lo fa, non l'avrebbe mai fatto, e infatti non è che lo prende e lo cura perché lo voglia come membro della squadra, lo prende e lo cura perché Liko è fatta così, ed è già fatta così sin dall'inizio dell'episodio, infatti dal secondo uno Liko prende Athena e lo porta da Molly per farlo curare. Ok? Development, scusate. Dunque no, non sono d'accordo. Lo sviluppo di Liko non ha bisogno di questa puntata brutta per avvenire. Io ho inteso che lo sviluppo sia capire il tipo di allenatrice che vuole essere, certamente, e questo non arriva in questo episodio, arriva dopo. Arriva chiaramente dopo. Questa cosa succederà, lo vedrete nei prossimi due episodi che sono la ciccia grossa. In questo episodio abbiamo sicuramente Liko che si rende conto che può avere altri Pokémon, ma non capisco che cosa c'entri con il fatto che è banale il percorso per il raggiungimento di questa coscienza del secondo Pokémon. Quindi continuo a non trovarmi d'accordo con Tom Tom. Non penso che questo episodio sia un buon episodio di character development, per dare la giusta pronuncia. È un episodio mediocre nel quale Liko ottiene un secondo Pokémon, una cosa che prima o poi avrebbe dovuto fare, con una storyline banalissima. Un Pokémon delle emozioni che viene curato in un modo scontato, ovvero lei che va su e gli dice «Anche io mi sono sentita sola, anche tu sì, sì». Quindi non ha colto nel segno, secondo me. Questo episodio è stato piatto, soporifero, scontato, incapace di raccontare un argomento che è semplice, ma come è semplice la depressione di Fride. Ma l'episodio di Fride è incredibile. L'episodio di Fride è il più bel episodio di Horizons e uno dei più belli episodi dell'anime Pokémon in generale. Eppure anche lì sai già dove va a parare, tra l'altro sin da subito, perché sai già che Cap ce l'ha. Quindi è certo che Cap e Fride faranno amicizia. Ma il come ti scassa. Qui
No, non mi ha raccontato niente, sinceramente. Carino il fatto che però Lico... No, ci sta un episodio su 23, ragazzi, però proprio perché Horizons mi piace, lo rispetto anche nelle parti che non mi piacciono. Altrimenti diventa un pompino, sono 2 ore di pompino mensili a Pokémon Horizons. Non penso che siamo qui a fare questo, se un episodio non mi piace vi spiego il perché. Detto ciò, un episodio su 23, sti cazzi, è comunque un grande anime Pokémon per ora, ok? Mi piace il fatto che sul finale quantomeno riprendano per l'ennesima volta la cattura del Pokémon autoinflitta. Quindi anche in questo caso Athena tira una testata alla Pokéball e si fa catturare, ok? E a questo punto Lico, in chiusura dell'episodio, si rende conto di cominciare a comprendere che tipo di allenatrice vuole essere. Non so quale sia esattamente il mio percorso, ma so che i Pokémon al mio fianco sono un elemento importante, che i Pokémon accanto a me sono parte di questa strada che ancora devo percepire. Sì, sì, l'hanno mantenuta. Ormai tutti i Pokémon sono convinto che si autocattureranno. Purtroppo non sono soli i nostri protagonisti. C'è un sottomarino nelle vicinanze. Quindi il Rayquaza nero è qui? Tutto il nostro duro lavoro nel raccogliere dati di avvistamento ha dato i suoi frutti. Amithio è tornato e conferma la sensazione che abbiamo avuto. Sono stato rimosso dalla missione del pendente, quindi d'ora in poi disobbedirò agli ordini del mio superiore. È chiaro dove voglia andare Pokémon Horizons. I vari cattivi che rispondono all'onorevole Gibeon, una volta fallita la missione, diventeranno schegge impazzite e cominceranno a inseguire qualcosa, cercare di ottenere qualcosa dei personaggi protagonisti in indipendenza. È quello che fa Amithio, ok? Quindi Amithio vuole rubare, in realtà qui il Rayquaza nero, vuole catturare il Rayquaza nero e lo fa da solo, non risponde più agli ordini di Gibeon. Siamo arrivati alla miniera di Galar, puntata numero 22, ci siamo, da qui inizia la ciccia grossa, signori. Quindi vi chiedo massima concentrazione, lo speculo salirà alle stelle, già nell'episodio 22, nel finale dell'episodio 23 proprio tiriamo i fuochi d'artificio, ok? Quindi mettetevi comodi, caffettino se serve, io bevo un pretto d'acqua, mi accendo anche il condizio, aspettate, e comincia a fare caldo. Allacciate le cinture, sì sì, assolutamente. No, non mi accendo un sigaro. No, no, no. Sigaro incredibilmente rilassante, ma non fumando. Zeppo. Allora, appena i protagonisti si trovano all'ingresso della miniera di Galar, Athena si ghiaccia. Quindi, nonostante la puntata... Non me ne accendo tre. Nonostante la puntata di Athena non mi sia piaciuta, mi piace il ruolo che daranno ad Athena. In questo cartone Athena è l'antenna emotiva di Lico, sarà sempre nel suo cappuccio e le permetterà di sentire le emozioni circostanti prima degli altri. Volevo scrivere qualcosa di smart, poi mi sono ricordato dove sto subando e quindi nulla, pogger spalle varie, grazie testa di Mimir, grazie della sub. Dopo in chiusura mi leggo tutte le vostre sub, ragazzi, ci mancherebbe. Quindi c'è qualcosa che spaventa Athena e c'è un carico emotivo molto potente dentro la miniera. Messaggio per Francesco Cilurzo da parte del nonno. Le supposizioni sono pericolose. Vi rendono ciechi nei confronti di ciò che cercate. Ha ragione. È un'altra volta il confirmation bias del quale parlavamo prima. Quando fai supposizioni su elementi
che ti sembrano verosimili, cominci a vedere solo quello. Cominci a vedere solo quello che speri sia la verità e non la verità. Ed è per questo che cerco, fallendo, di mantenermi distante dalla mia stessa teoria dei desideri e non vederla mai come 100% confermata, se non quando leggeremo nero su bianco nel disco indaco che i cristalli realizzano i desideri. Mi ha fatto sorridere che io ero lì a fare le screenshot, a puntarmi le cose sulle congetture da riportare poi in live, e lui dal nulla, perché questa è una riflessione che lui fa dal nulla, dice: le supposizioni sono pericolose, vi rendono ciechi nei confronti di ciò che cercate. Bene, eccolo il mio commento non pessimista ma realista. Ecco, rosso, Redemption Arc. Bisogna stare attenti anche a tutto quello che riguarda il filone della Paradox Unima, perché se vogliamo troppo questo drago originale, alla fine vedremo lui in tutte le cose, anche quelle che non c'entrano niente. Quindi seguiamo il consiglio del nonno, che è stato colui che per primo ha spinto Fride a cercare di più nella sua vita rispetto che a uno slobro che si ributta in mare dopo essere stato pescato. Il nonno è una creatura di Mallitz. Ok, è qua. Ci dobbiamo fermare un attimo. Fride entra nella miniera e dice: capisco, ha senso che Rayquaza sia qui. Le abitudini naturali di Rayquaza potrebbero essere ciò che l'ha condotto in questo luogo. E quali sono le abitudini di Rayquaza? Si dice che Rayquaza mangi frammenti fluttuanti di polvere e meteoriti che cadono sulla Terra. E quel Rayquaza è full di cristallo. E quel Rayquaza può autonomamente evocare la dimensione onirica, esattamente come il Rayquaza dell'episodio Delta di Horas può mega evolvere avendo mangiato una mega pietra. Credo che Rayquaza si sia mangiato dei cristalli del paradiso. E questa, caro il mio nonno, sarà pure una supposizione che non mi fa vedere quello che cerco. Però cazzo, sembra proprio quello che cerco. Perché c'è un'altra supposizione che diventa vera se questa è vera, e questa sembra abbastanza vera. Se Rayquaza si è mangiato i cristalli e attraverso i cristalli materializza il mondo onirico, non è Terapagos l'origine di quel potere, sono i cristalli. Terapagos può usarlo perché ha un cristallo addosso, perché sta in quel momento e per sempre, per come è fatto il design del Pokémon, invadendo un cristallo che è divenuto la sua corazza. Ma a meno che Rayquaza non si sia mangiato i figli di Terapagos, che sarebbe un po' cruda come soluzione, sono i cristalli che generano le visioni oniriche, non la tartaruga. Li ha divorati perché solamente nei suoi sogni può sperare di essere più veloce di Miltank, vero? Io credo che vogliano proprio riprendere questa abitudine di Rayquaza e che qui, in questo episodio, stiano facendo teasing. Così poi, quando tra 30 episodi ti dicono che ha mangiato i cristalli, tu fai: ah, ecco perché è sempre di cristallo quel Rayquaza. Il che, signori, se fosse vero, renderebbe possibile un'ulteriore teoria. Terapagos ha invaso i cristalli, non è sempre stato di cristallo. Se ti mangi i cristalli invadono il tuo corpo. Terapagos a un certo punto vede i cristalli crescere man mano che cambia di forma su di sé. È l'origine della Terra solo perché si fonde a loro. Gli altri Pokémon di Lucius, dell'avventuriero, non sono cristallizzati, solo Rayquaza lo è permanentemente. E lo è perché si è mangiato i cristalli. Il che significa che se ti mangi i cristalli diventano parte del tuo corpo. Il che significa che probabilmente Dokutaro è un Glimmora con molti più cristalli in corpo. E qui, come vedete, tutte quante le varie congetture cominciano a unirsi, il che è figo.
Terrapagos non potrebbe essere nato dai cristalli e quindi una rappresentazione Pokémon di essi. Può essere, può essere. È una mia idea basata sul fatto che nella lore ufficiale del sito Terrapagos viene descritto come una tartaruga dentro un gioiello. E quindi se è dentro un gioiello, il gioiello non sembrerebbe essere originariamente parte del suo corpo. Vedetela così, magari Terrapagos è un Pokémon che può entrare in qualsiasi roccia, quindi esattamente come Ogerpon si mette quattro maschere, Terrapagos potrebbe essere Terrapagos forma... Non esisterà mai questa cosa, è solo per spiegarvi che cosa ho in mente. Terrapagos forma carapace roccia, forma carapace vetro, e noi lo conosciamo come Terrapagos perché la tartaruga un milione di anni fa è finita nel paradiso ed è entrata in un cristallo, e da allora non se n'è mai più andata, perché chiaramente il potere che le conferisce quel cristallo è enorme. Tipo Rotom, bravi. Tipo Rotom forno, ok? Il Rotom dei cristalli, il Rotom delle rocce. Terrapagos è il Rotom dei minerali, solo che ormai ha scelto il cristallo, ovviamente, perché le dona un potere troppo superiore a una cazzo di roccia di una grotta, ok? Chissà. Però torniamo indietro alla supposizione più sicura, che se ne porta però dietro un'altra abbastanza sicura. Rayquaza di cristallo perché si è mangiato i cristalli. E quindi il potere del mondo onirico, che non sappiamo ancora se sia esattamente quello dell'avverare i desideri, ne parliamo alla fine dell'episodio 23, viene plausibilmente donato a Rayquaza dai cristalli. Perché Rayquaza non ha vicino il pendente. Ok? Andiamo avanti. Purtroppo, momento Zoronia per Roy e Liko, che dopo poco dal camminare all'interno di questa miniera di Galar si rendono conto che Fride non c'è più, che non hanno seguito lo stesso sentiero e che quindi purtroppo si sono persi e separati. Liko e Roy non sanno neanche più da che parte sono arrivati. E allora Fride, Pikachu e Charizard, che invece sono rimasti insieme, si dividono. Bellissimo frame del mio amore unico e incondizionato. Per me Capitan Pikachu è il personaggio di questa serie insieme a Fride. Io voglio il meglio per questo Pokémon, e quindi frame di Capitan Pikachu che consiglia a Fride di separarsi. Quindi Capitan Pikachu andrà da una parte e Fride andrà dall'altra per cercare Roy e Liko, che si sono persi e quindi sono in pericolo, perché comunque questa grotta potrebbe avere Rayquaza al suo interno, quindi attenzione. Saido che ama Pikachu, lo so, è successo, raga, è successo. Se fanno i peluche di Capitan Pikachu ne compro 9, va bene? Secondo te questo passaggio porta più in profondità, dice Roy a Liko? Ormai Liko e Roy hanno rinunciato a trovare Fride, anche perché dentro la testa di Roy c'è solo Rayquaza, 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 quindi vuole trovare Rayquaza. E tra l'altro, poco prima di imbattersi in questo sentiero più oscuro, avverte un urlo, un verso molto profondo, molto minaccioso, chiaramente proveniente da un Pokémon dal grande corpo, dalla grande stazza, e quindi lui pensa che sia Rayquaza. Bene, andiamo in profondità. Roy, sei tu quando giochi a Minecraft, anche quando non gioca a Minecraft è vivo. Intanto, dall'altra parte, entrano Amitio e gli Scagnozzi. Sentono anche loro il suono e sì, si tratta di Rayquaza, è lui. Intanto, nelle profondità esplorate da Roy e Liko, non trovano un grande Pokémon, ma dei Pokémon completamente fottuti di paura. Ci sono un Roggenrola, un Wubat e un Timbur spaventatissimi e rannicchiati, stanno tremando. Quindi tutti di Unima, tra l'altro, vero? Non si sa perché siano in questa condizione, ma cazzo, non stanno bene. Grazie al potere del mangime, Liko riesce a calmare, al solito grazie anche alla sua empatia con i Pokémon, riesce a calmare questi tre Pokémon selvatici. Ma Liko è preoccupata, non capisce cosa stia succedendo qui, ma è chiaramente qualcosa di controverso, perché non è normale che i Pokémon della cava siano terrorizzati. Momento mangime. E Wubat, quindi, una volta convinto
grazie ai poteri della cucina, chiede di essere seguito. E quello che trovano questi signori è molto strano. Ci sono dei minatori dentro la grotta e sono completamente privi di energie. Quando sfiatano, dalla loro bocca esce una sorta di energia viola. E l'uomo non riesce neanche a parlare bene. Dopo vari sforzi, racconta di essere in miniera da giorni. Racconta di aver avuto forza per lavorare e a un certo punto di averla persa. E io lì ho capito che non era Rayquaza allora, il Pokémon che stanno cercando. Cioè, loro sì, vorrebbero Rayquaza, ma questo non è il potere di Rayquaza, è qualcos'altro. Un'energia viola, ragazzi, sì. Non spoilerate chi è, ok? Per chi ha visto la puntata, io non l'ho capito finché non l'ho visto. Però ci sta, cioè col senno di poi ha senso, ok? Quindi c'è questo... quest'uomo che è proprio in affanno e non sta riuscendo a parlare. A questo punto, Fride e Pikachu, ormai separati, si rendono conto che decisamente c'è qualcosa di sbagliato. Pikachu alza la testa e vede un alone viola che sta cominciando a inghiottire la grotta. Dall'altra parte, Fride, che è un professore Pokémon, guarda il muro e dice: sono 4 artigli giganteschi. Rayquaza ne ha 3. Questo non è Rayquaza. Questo non è Rayquaza. Questo è qualcos'altro. Vogliamo scoprirlo? Non è il cane, non può essere il cane, raga. È troppo grande. Guardate la zampa. È enorme. È enorme e ha un'aura che consuma le persone. Lascio un po' di suspense. Ne è passato di tempo, non c'è tempo per scoprire questo Pokémon. I due scagnozzi incontrano Roy e Liko mentre Amitio incontra Fride. Senza neanche parlargli, caccia fuori Serulege. Fride non è contento di questa cosa e gli dice: ehi dai, è passato così tanto tempo e nemmeno mi dici ciao? I due scagnozzi si rendono conto che Liko ha il pendente e vogliono fotterglielo. Liko e Roy sono preoccupati perché Golduck e Rhydon sono in campo e sono molto più forti dei loro Sprigatito e Fuecoco, ma c'è qualcuno col cazzo gigantesco in questa grotta. Godo. Il capitano trova Roy e Liko e carica un F-Smash su questo Golduck, che manda Golduck nella miniera 2 di Galar e arrivederci grazie a questo coglione. Ok, quindi addio, il vero protagonista entra in campo, ma il pendente si attiva in quel momento. E si sente un verso molto molto cattivo dentro la grotta. Moltres di Galar è il Pokémon volante dell'avventuriero. Perché è dell'avventuriero? Perché ha una Pokéball. E mo so cazzi. E mo so cazzi perché c'è un Moltres di Galar. A questo punto il Moltres di Galar rivela di avere questo superpotere, l'ennesimo superpotere shonen, di propagare un'aura tetra come Yveltal che consuma all'istante tutta l'energia di chi lo guarda. Quindi anche Capitan Pikachu, che è praticamente il Pokémon più potente della serie ad ora, si accascia a terra ed è immobilizzato. Intanto, dall'altra parte, va avanti la seconda lotta, che è molto carina. Praticamente Soul's Blade, Serulege, continua a usare Oscurtuffo, a sparire e a materializzarsi davanti a Charizard all'ultimo secondo, ma Charizard è veloce e riesce a colpirlo.
Al terzo quarto colpo Charizard si rende conto che sta semplicemente spezzando l'armatura di Cerulege, che però si rigenera. E alla fine Amitio rivela il suo piano sotto il guscio. In realtà si sta facendo colpire apposta per aumentare la velocità di Cerulege, che quindi comincia ad attaccare sempre più rapidamente Charizard. Stavolta Frieda è in difficoltà. Amitio si è studiato il piano e ancora una volta i cattivi, quelli forti, non gli scagnozzi del cazzo, sembrano essere davanti ai buoni. E questa cosa al solito mi fa godere, perché è un cartone nel quale raramente i buoni riescono a essere in controllo. E persino Frieda, che è il più forte della ciurma, purtroppo arranca. Arranca contro Spinel, arranca in questo frangente contro Amitio. Cosa ne pensi del fatto che si veda la animazione dell'aumento di statistiche? L'ho trovata un po' strana. Anche io, ma ci sta. Volevano citare il gioco, ok? Glielo concedo. Il VGC è morto e si ha flowchartato. Bravo Maverick, cioè... Se, Amitio era lì nel sottomarino. Ok, però se io entro e faccio sotto il guscio, poi lo outspeedo e vinco. E quindi bravo, Amitio VGC se la sta portando a casa. Intanto... vediamo una cosa incredibile. Roy e Fuecoco hanno la cutscene e sono talmente tanto vogliosi di incontrare quel Rayquaza o comunque di uscire vivi da questa grotta che riescono con un grido da Super Saiyan a spezzare l'aura tetra di questo Moltres e a rimettersi in piedi. E a quel punto provano a lanciare un bel braciere con canto contro questo Moltres di Galar. Ahimè, purtroppo l'etere lama di questo Moltres spezza l'attacco, ma dà la carica a Pikachu per fare la stessa cosa. Anche Pikachu capisce che può farlo e quindi spezza l'incantesimo di Moltres e si getta in mezzo al tornado nel quale sta venendo tritato Fuecoco per salvarlo. Ci prova, ma Moltres lancia nuovamente l'aura tetra e Athena capta l'emozione di Moltres. Sì, il cappello ormai è andato. Non è rabbia. Moltres è disperato. È tristissimo. Perché Athena percepisce che non è solo furia. Non è solo Berserk. Perché è chiaramente Berserk che viene citata attraverso questa animazione, questo potere. Non è solo Berserk. È anche tristezza. Moltres di Galar è triste per qualche motivo. E non lo sappiamo. È a metà tra Berserk e Fiery Wrath, bravissimi. Quindi non sappiamo cosa stia succedendo, ma Moltres nasconde qualcosa. A questo punto devono fare la Minecraft, Roy e Liko, perché capiscono che se neanche Cap può farcela, bisogna battersi in ritirata. E mentre Cap prende un po' di tempo, Roy e Liko cominciano a far andare un carrellino e ci si mettono sopra, perché chiaramente non possono fronteggiare questo Moltres di Galar se neanche Pikachu ha speranze di far qualcosa. E quindi carrellano, vanno a Nigeté, a Monego Fiera, ma Moltres li insegue, è veramente incazzato nero. Quindi c'è questo momento in cui loro poverini sono sul carrello e intanto Moltres gli va super dietro, cercando di colpirli, di far loro del male. Prendete il cappello di Cap. E c'è questo inseguimento alla Donkey Kong Country, nel quale Moltres cerca di avere la pellaccia dei due bambini, e il carrello quindi raggiunge lo scontro tra Frieda e Amitio. Il frame che vedete in basso è un commento di Frieda, che guarda Moltres e comprende, ok, è lui quello che gridava. Ovviamente l'incontro tra Amitio e Frieda, nel quale Amitio in quel momento stava avendo la meglio, si ferma. Il carrello continua ad andare invece, continua a sfrecciare fuori dalla grotta. Quindi Cap, Liko e Roy fuggono e non c'è tempo di fare altrimenti. Crolla l'uscita, questa parte dell'uscita della grotta, quindi Frieda e Amitio e Moltres rimangono intrappolati lì. E la puntata si conclude. Puntata 23. Puntata del controspeculo. Rimettiamo un attimo di musica tranquilla. Poi ci sarà tempo per gasarci, ok? Eh sì, purtroppo rimangono lì dentro. Centro Pokémon.
capitano, assieme a Fuecoco e Sprigatito, vengono rimessi in forze. Purtroppo non potevano fare altro che rifugiarsi al centro Pokémon, perché davvero quel Moltres di Galar era troppo, troppo potente. No, 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 all'area zero poi la mettiamo, non vi preoccupate. Scopriamo che anche Fride riesce a mettersi in fuga, ovviamente in autonomia e quindi senza avere più Amitio alle calcagna. Non sappiamo Amitio che fine abbia fatto, ma almeno Fride riesce a mettersi in salvo e confessa ai due che è davvero potente questo Pokémon. È stato difficile uscire da lì, perché quel Moltres è su un livello completamente diverso rispetto agli altri Pokémon affrontati sino a questo momento. E insomma, comunque di minacce ne sono state affrontate, eppure nulla che sia a livello di quel Moltres. Il che, direi, innanzitutto ci permette di commentare riguardo la forza di Lucius. Era uno dei vari Pokémon di Lucius. Uno. Lucius, almeno dal punto di vista dell'anime Pokémon, è probabilmente l'allenatore più forte di tutti i tempi. Non me ne viene in mente un altro. Se anche solo uno dei suoi Pokémon è così, e bravissimo Derf, Arboliva spaventa Umbreon di Spinel solo guardandolo, Lucius il lupo maledetto, è veramente forte. Quindi, attenzione. Questo allenatore è forte. Ma allora aggiungo un nichelino che sarà utile più tardi, ok? Un nichelino che sarà utile tra un quarto d'ora, 20 minuti. Ma sei così forte, e abbiamo ragione, dovessimo aver ragione, ed è rimasto intrappolato nel paradiso. Quanto cazzo è pericoloso sto posto. Ha potuto solo, se noi abbiamo ragione, rispostare i suoi Pokémon assieme a Terapagos nella nostra realtà. E ha fatto in modo di farsi trovare da gente in gamba. Ma lui non può essere con noi. Quindi dove cazzo è? E perché è così pericoloso questo posto, anche per un allenatore del genere? Non era lui che ha voluto rimanerci? Può essere. Però è strano. Noi non lo sappiamo. Non sappiamo se ci è voluto rimanere. Sappiamo che la storia Nikazuto si conclude con e vissero felici e contenti lui con i suoi Pokémon. Però allo stato attuale i suoi Pokémon sono qui e lui no. Quindi sembra che la storia sia incompleta, perché non si capisce perché lui non sia tornato. Ne parleremo. Qui, e non sono contenti, ma ne parleremo anche di questo. Ne parleremo anche di questo. Su questo vi chiedo di avere pazienza. Sul fatto che Lucius sia probabilmente intrappolato, vi chiedo di avere pazienza. Ok? Ne parleremo tra poco, ve lo giuro. Qui Roy, molto carino, cita Kabu. Cita Kabu dicendo a Fride: si può imparare anche dai fallimenti, non dobbiamo essere tristi. Ha senso che tu sia gasato dopo aver incontrato un Pokémon così forte e averci perso, perché in realtà si impara molto di più dai fallimenti che dai successi. Quindi, let's fucking go. Aveva mandato un messaggio a Lico e Roy dicendosi che voleva che trovassero quel posto, ma non sappiamo perché. Intanto Dot ha fatto un po' di ricerche e si rende conto che un Pokémon con un corpo rosso e nero e fiammeggiante non possa essere nient'altro che Moltres forma di Galar. Moltres forma di Galar, che viene brevemente descritto da Roy come un Pokémon che assomiglia a Moltres di Kanto, ma non lo è, a dimostrazione del fatto, se ancora ne avessimo bisogno, che i Pokémon Moltres, Zapdos e Articuno non sono singoli Pokémon, sono Pokémon leggendari, ma multiple specie presenti in circolazione. Lico invece ragiona su un altro aspetto, sul fatto che appunto Athena abbia pianto quando ha visto Moltres di Galar, e che quindi Moltres non è arrabbiato e basta, non è un Pokémon omicida, è un Pokémon triste
disperato più che incazzato. E quindi Fride dice: ok, stai per caso suggerendo Lico di calmarlo anziché sconfiggerlo? E Lico risponde: sì, perché ci ha insegnato il nostro amico Kabu che non sempre vincere o perdere è l'ago della bilancia in una battaglia. Talvolta una battaglia si può risolvere in modo diverso. E quindi Lico propone al gruppo di calmare Moltres anziché batterlo, anche perché batterlo è impossibile. È impossibile, non possono vincere contro questo avversario se anche Cap a malapena lo tocca sto Pokémon. Devono riuscire a calmarlo. Qui Lico davvero sta trovando il suo percorso da allenatrice. Lico è Yellow. Lico mi ricorda tantissimo Yellow di Pokémon La Grande Avventura. Ovvero un'allenatrice che parla con i Pokémon, che empatizza con i Pokémon, il talk no jutsu, esattamente, che riesce a collegarsi mentalmente con loro. In questo momento, Deus Ex Machina, carino, Fuecoco sta cagando il cazzo a Sprigatito, e Sprigatito, attraverso il fare la pasta sull'erba, lo calma con... Qua ha risposto ad alcuni, potrebbe essere uno scherzo boh. Riguardo cosa, Luck4Luke? Dimmi se devo subito switchare scheda, ma non lo farò in realtà, perché adesso dobbiamo goderci questa cavalcata. Sprigatito riesce a calmarlo con praticamente i pulviscoli d'erba che riesce a evocare toccando la vegetazione. E quindi è ovvio, il piano deve essere permettere a Sprigatito di calmare Moltres di Galar. Si ritorna dentro quindi, e Fride avvisa: gli esploratori non li ho visti uscire, potrebbero essere ancora dentro, quindi fate attenzione. Ritorniamo alla theme song delle battaglie dell'anime Night Afternoon. Ritornano nella grotta e ovviamente Moltres di Galar è lì che li aspetta. Come at me, bro. Fatemi disperare ancora un po' con le vostre carni. Sprigatito, subito attraverso gli insegnamenti di Kabu, lancia i pulviscoli calmanti, che vengono citati anche nella sua descrizione del Pokédex, assieme a un fogliame a cono. Ok? Quindi cerca di diffondere nell'aria, attraverso il vento evocato dal fogliame, tutti questi pulviscoli. Non serve a un cazzo. Moltres è troppo forte, i buoni fanno schifo, parte 65. Moltres non è neanche impensierito da questa roba. Non arrivano neanche vicini al suo corpo, perché il suo battito di ali basta a farli cadere e allontanarli. A questo punto, piano B. Apro e chiudo parentesi, momento ignobile dell'animazione di questo episodio, nel quale l'attacco di Sprigatito è la stessa animazione spammata, uguale, identica, cambia solo lo sfondo, e anche il modo in cui lo incassa Moltres è sempre lo stesso e mi ha dato un fastidio boia. Quindi, ok, vai sul mio Charizard. Charizard prende Sprigatito, volano verso Moltres e cercano di arrivare in questo modo al Moltres di Galar. Sparano questo fogliame con il calmante. Moltres di Galar tira due urli, sbatte due volte le ali e non si va da nessuna parte, amici. Di nuovo tutti questi bei calmanti vengono buttati a terra. A questo punto Lico prova il talk no jutsu. Noi abbiamo incontrato Rayquaza e Arboliva, conosciamo chi sei. Tu sei un altro Pokémon dell'avventuriero Lucius. Noi vogliamo solo parlarti, vogliamo capire perché sei triste. Non ti vogliamo fare del male. Per favore, ascoltaci. Moltres, per tutta risposta, li manda a fare nel culo. E evoca di nuovo la Fiery Wrath, il Berserk, l'Aura Tetra, chiamiamola come vogliamo. E Fride intima tutti quanti a Dassi, ok? Lico, Sprigatito, Cap e Charizard eseguono l'ordine. Moltres sta realizzando l'attacco, Roy rimane incantato a guardarlo. Roy non riesce a scollargli
gli occhi di dosso e quindi si sta per prendere in pieno l'attacco in faccia. E allora the best boy corre in soccorso. Locomovolt a tutto fuoco. Pikachu torna indietro, avverte che Roy non si è mosso e spara un Locomovolt nel buzzo di Moltres di Galar, cercando di salvare sia Roy che Fuecoco. C'è solo un capitano, ragazzi. C'è solo un capitano ed è chiaramente Cap. C'è solo un capitano, ragazzi. A questo punto Moltres non riesce a colpire Roy, quindi non viene sconfitto, ma viene quantomeno interrotto. Se stessimo in World of Warcraft avrebbe fatto un kick Pikachu qua, ha interrotto il channeling della spell, non è riuscito a portare in fondo la magia, la stregoneria. Moltres è stato interrotto a metà per via del Locomovolt. A questo punto è Lico a farsi avanti e dire: Moltres, io voglio sapere. Fride, porco Dinamo. Lico, fatti indietro, questo Moltres ci trita il culo, è la seconda volta che siamo qua, abbiamo provato tutto, non funziona, ritirata strategica, ripiegare, hai 10 diamanti nello zaino, se li perdi non sai se ritrovi la strada, per favore torniamo indietro, andiamo a dormire che è anche notte e sento i demoni neri. Ma Lico non ne vuole sapere e quindi continua a stare lì davanti a Moltres a chieder lui: voglio sapere perché stai così, perché sei così triste. Voglio sapere come ti senti. A questo punto la Pokéball di Arboliva, da sola, a dimostrazione del fatto che ormai questi Pokémon hanno una loro volontà, si attiva e Arbol esce fuori, ok? Lico ormai non sa più che cazzo deve fare, quindi sta zitta. E però, rendendosi conto del fatto che attraverso questo suo agire Arboliva e Moltres adesso si stanno fronteggiando, lei comprende quale sia il suo percorso da allenatrice. Il percorso da allenatrice Pokémon di Lico è chiaramente quello di empatizzare con i Pokémon, di parlare con i Pokémon, di essere un punto di congiunzione tra la società umana e quella Pokémon, che è una cosa che peraltro fanno pochissimi allenatori. Appunto per questo vi dico che mi ricorda molto Yellow di Pokémon Adventures. È un personaggio su quello stampo là. È un umano che parla con i Pokémon, che dialoga con i Pokémon, che ispira fiducia ai Pokémon, ok? È un N, sì. È un N, va bene? Molto wannabe, è ancora lontana da N, ma vorrebbe essere N, ok? Vorrebbe essere N. Quindi sapevamo già che Arboliva agisce con la sua propria volontà. L'aveva già fatto esattamente con Spinel, quindi abbiamo la iperconferma. A questo punto Arboliva spara un campo erboso e in questo modo potenzia Sprigatito. Quindi probabilmente il fogliame avrà più base power, che nel mondo dell'anime si traduce in un fogliame che va più lontano. E quindi una forza della corrente che magari è maggiore e finalmente adesso potrebbe raggiungere il corpo di Moltres di Galar. A questo punto ci riprovano, ma falliscono ancora! Nonostante il potere di Arboliva, nonostante il campo erboso, nonostante il fogliame potenziato, ancora purtroppo questo fogliame e questi pulviscoli calmanti non riescono a raggiungere il corpo di Moltres di Galar, che li spazza via con il battito d'ali. E allora ci riprovano, flowchartano, ok, mettiamo Fuecoco e Charizard a generare una, Fuecoco e Vatrel a generare una corrente opposta per spingere verso Moltres di Galar questo attacco potenziato dal campo erboso di Arboliva. Finalmente, dopo molti sforzi, dopo 20 minuti di try, con tanto del capitano che comincia a fare il Kagebushin no jutsu per distrarre Moltres e non permettergli di concentrare i suoi sforzi sul respingere il fogliame, dopo due episodi, è vero e non uno, dopo due episodi di tentativi, finalmente con un raid, è vero, è un vero e proprio raid, Moltres viene calmato.
It's time. Moltres si placa. Vola vicino a Lico e la guarda. E Lico crede che Moltres le voglia dire qualcosa. Ma non è con lei che vuole parlare. È con il pendente, che reagisce proprio come le Pokéball da solo. Terapagos, ancora una volta, si manifesta come Pokémon in carne e cristalli. E parla con Moltres. Non sappiamo ovviamente quello che si dicono, né Lico è abbastanza N da comprenderlo, ma si dicono qualcosa. Sono diventato curioso. Si dicono qualcosa. Guardate. Stanno dialogando. E Moltres finalmente quasi sorride. Anche noi siamo curiosi. Finalmente sorride Moltres. E dopo aver sorriso, succede roba. Moltres guarda in alto, si commuove e per il solo effetto generato da questa chiacchierata comincia a piovere dentro la grotta e il fumo onirico si alza. A questo punto Fride, Capitan Ovvio, fa il constatatium, ma siamo in una grotta, non può piovere, questa cosa è impossibile. Questa cosa è impossibile, non può piovere dentro una grotta perché sta piovendo. È quasi come se l'emozione di commozione di Moltres si fosse manifestata dentro il luogo nel quale tutti si trovano. È come se Moltres fosse in grado in quel momento di manifestare fisicamente i propri sentimenti. Non era pioggia danza, no, assolutamente. Proprio come nel caso di Arboliva, stiamo venendo tutti quanti assorbiti dentro una dimensione diversa. Una dimensione nella quale temporaneamente appare Lucius. E stavolta lo vediamo molto meglio. Lucius accarezza Moltres e continua a piovere dentro la grotta. Se la teoria dei desideri fosse vera, mi sembra abbastanza chiaro che in questo momento Moltres abbia chiesto di rivedere un allenatore che non pensava di rivedere mai più. Motivo per il quale era triste e stava piangendo. Ora, alla meglio, Lucius è intrappolato da qualche parte e qualunque cosa abbia fatto Terapagos ha reso Lucius in grado di parlare. Ma Lucius è un allenatore che è vissuto verosimilmente tanti, tanti anni fa. E quindi la cosa più probabile è che Lucius sia morto e che questa sia un'immagine residua di Lucius, che il potere dei cristalli garantisce a Moltres per un'ultima volta. E il desiderio è talmente forte, la commozione di Moltres è talmente grande, che piove. Che piove dentro la grotta. Ma c'è di più. Tutti quanti riconoscono l'antico avventuriero. E io vi faccio notare un dettaglio.
capelli blu. Sono parenti. Lucius è il trisnonno di Lico. Non sappiamo quanto lontano sia Lucius da Lico, ma parla chiaro. E se le cose stanno così, diventa molto più probabile che sia morto, perché Lico non lo riconosce. Lico non lo riconosce, non è che lo vede e dice nonno, è molto lontano. Quindi o ha la vita eterna o è a Zeta o è morto. È morto, questo non è un ricordo, o meglio non è un dialogo che avviene con il vero Lucius, è una versione materializzata di lui garantita dal cristallo. Però sul garantire dal cristallo ne parleremo a breve. C'è una cosa che voglio discutere con voi e ne parleremo tra poco, ok? Quindi per ora manteniamoci sull'ovvio. Lucius si materializza perché Moltres lo chiede, Terapagos riesce a soddisfare questa richiesta, non sappiamo se è esaudire un desiderio o no, la soddisfa, il fumo onirico viene evocato, piove, quindi siamo in una dimensione che la realtà non è, e Moltres finalmente si calma, quindi era evidente che fosse triste. Perché sentiva la mancanza di questo allenatore, che ormai non c'è più, o che non possono più raggiungere. Ecco perché prima vi dicevo che è quasi sicuramente intrappolato, o è morto lì dentro intrappolato senza mai poter uscire. I Pokémon sono tristi, Moltres era triste, quindi non è finita bene per Lucius. Lucius potrebbe, per esempio, aver sacrificato tutto per far almeno uscire i Pokémon. O si trova in un luogo nel quale lo scorrere del tempo non è regolare, certo. Purtroppo non ci sono informazioni che ci permettono, come dice Illuminati, di dire è questo piuttosto che quest'altra cosa. Però quello che possiamo dire con abbastanza certezza è che non è una storia felice. Moltres non è qui contento del fatto che l'allenatore è rimasto indietro dove voleva stare, è triste, piange. Qualcosa è andato storto. È più profondo dell'area zero, secondo me. È dentro il paradiso, è dentro qualunque luogo raggiungeremo. A questo punto, ad Unima, non nell'area zero, secondo me. Cioè, se proprio vi devo dare la mia opinione pazza, sto fra è nel paradiso, ma il paradiso non è nel disco Indaco. È da un'altra parte. Il regno di cristallo, esatto, è da un'altra parte. Le nuove aree dell'area zero sono il dungeon per Terapagos. È la parte finale esplorata da Kallugaris, che infatti non descrive di essere in una nuova dimensione. Perché? Perché non credo che l'origine dei cristalli verrà trattata nel secondo DLC. I Pokémon hanno una longevità che non conosciamo, Tebata. Basti pensare ai Pokémon leggendari. Non lo sappiamo. Non sappiamo quanto viva un Pokémon. Però, secondo l'anime, spesso è tantissimo. Poi ci sono altri Pokémon che muoiono di vecchiaia, ma muoiono di vecchiaia dopo aver servito generazioni di uomini. Quindi... E poi questi sono Pokémon speciali, perché sono di un allenatore strano. In ogni caso, non legherei la vita dell'allenatore a quella dei Pokémon. Questa è una nota del traduttore, non è mia. Faremo in modo che Raqua. E non si sa altro. Ora, che cosa è Raqua? Non ne ho idea. Potrebbe essere il soprannome del Pokémon acquatico che navigava i mari per Lucius, perché sappiamo che esiste. Raqua è una ranger di Pokémon Ranger, ma non credo che sia lei. Non sappiamo se è una persona. Non sappiamo se è un Pokémon nuovo. Non sappiamo niente. Raqua, diminutivo di Rayquaza. Non credo. Perché è Rekusa, tra l'altro, in giapponese. Potrebbe essere un soprannome di Rayquaza, questo sì. Però... Adora ogni
Un posto, potrebbe essere la qualunque, ragazzi. Non sono d'accordo con la nota del traduttore su acqua. Non penso proprio. Anche perché è Misu la parte più vicina ad acqua, quindi... Raqua, non lo so che cazzo voglia dire. Può essere qualunque cosa. Non ne ho idea. Potrebbe essere la forma finale di Terapagos, non lo so. È vicino a Raquen, che vuol dire paradiso. Non lo sappiamo. Qui impossibile teorizzare. Non è su questo che voglio teorizzare adesso. A questo punto succede la cosa sulla quale dobbiamo discutere un po'. Terapagos riassorbe il sogno, riassorbe la visione. Torna dentro di lui. E ovviamente sparisce anche Lucius. Quindi... dobbiamo parlarne. Che Moltres in questo momento abbia esaudito una propria richiesta, non arriviamo per forza ai desideri, una propria richiesta è indubbio. Moltres era triste perché non aveva mai più rivisto Lucius da allora, da quei tempi lontani, piange perché sa che sta per rivederlo, Terapagos le permette o gli permette di rivederlo, ok? Ma perché torna dentro Terapagos? Allora, ci sono varie possibilità. La prima è che alcuni desideri sono limitati. E sono diversi dai desideri che cambiano, per esempio, i corpi dei Pokémon, come il nostro amico della catena tossica. Seguendo questo ragionamento, potremmo dire che i cristalli permettono di esaudire i desideri, ma quando incontrano delle creature, ognuno lo fa come vuole. E infatti non è chiaramente vero che Terapagos applichi le catene tossiche ai Pokémon o agli esseri umani, ma è vero che al cospetto di Terapagos, come in un sogno, esattamente come in questo caso, Kalugaris parli con qualcuno. Quindi magari i cristalli permettono di realizzare i desideri, ma quando incontrano delle creature... il modo in cui questi desideri si verificano cambia di caso in caso. Essendo che Terapagos è il Pokémon dei desideri limitati, Terapagos permette di teracristallizzare solo temporaneamente e ti permette di vedere cose, parlare con persone che non ci sono più solo temporaneamente. Se così fosse, significa che Terapagos ti può permettere di parlare anche con i morti e che questo è più o meno il fenomeno che si verifica nel lago cristallio. Cioè, per qualche motivo, anche il lago cristallio permette visioni di persone morte che non ci sono più, anche se queste non resuscitano perché nessuno ha nessuno a Nordivia dà testimonianze di zombie che tornano in vita. Può essere che non possa riportare in vita i morti e per questo è limitato. L'altra possibilità, meno interessante, totalmente non legata alla teoria dei desideri, ma che dobbiamo percorrere, è
è una JoJo situation. Il paradiso è dentro Terapagos, è dentro il gioiello. In qualche modo Terapagos non sa come fare entrare gli altri qui dentro, ma può proiettare cose che sono dentro il suo cristallo fuori. Questo sarebbe possibile per via del fatto che noi entriamo dentro i cristalli quando facciamo i raid. Esatto, per quello dico una JoJo's reference, perché è la tartaruga di parte 5. E quindi in realtà Lucius c'è, è ancora vivo perché è in un mondo che non esiste. È un mondo nel quale il tempo scorre differentemente, e questo mondo è dentro Terapagos, dentro il cristallo di Terapagos. Questa cosa farebbe anche Poggio e Buca con la visione, scusatemi, con il mito della tartaruga del mondo. Sarebbe la tartaruga del mondo perché in realtà ha un mondo dentro di sé. Però questa cosa mal si scontra con Rayquaza. Anche Rayquaza può far apparire un mondo dei sogni, lo fa con Kabu. Eppure non credo proprio che mangiando i cristalli tu diventi una tartaruga del mondo. Non mi riesco a spiegare questa cosa. Anche Rayquaza ha questo potere, chiaramente, perché il fumo è lo stesso che Kabu vede. È identico. Se così fosse, basterebbe mangiare i cristalli. Basterebbe mangiare i cristalli per essere in grado di materializzare il mondo onirico. Qui dobbiamo stare attenti e seguire il consiglio del vecchio. Non dobbiamo fossilizzarci troppo sulla teoria dei desideri, che è sicuramente la strada più percorribile grazie ai beniamici a Dokutaro, ma non l'unica. Soprattutto perché desideri, cristalli e Terapagos non sempre sono sinonimi. Il fatto che questo fumo esca e entri dal cristallo di Terapagos non mi fa escludere che non ci possa essere qualcosa dentro Terapagos. E che quindi il paradiso che tutti cercano in realtà non sia l'interno di questo cristallo in qualche modo visitabile, anche se neanche Terapagos sa come farli entrare. Quindi questo posto non va trovato. Questo posto è già con loro, solo che loro non sanno come accedervi. L'alternativa ulteriore è che tutte le cose che abbiamo detto sono vere. Il paradiso è un posto raggiungibile entrando nei cristalli, quindi anche nel cristallo che viene invaso da Terapagos. Ma questo non vuol dire che Terapagos non esaudisca un desiderio in questo istante, materializzando un allenatore che non c'è più. Non ho visto il trailer della prossima parte, no, non me lo voglio spoilerare. Non ho risposte in questo momento, non ne posso avere. Posso darvi le due congetture chiave. Me lo guardo allora, sì. Tanto il trailer non dovrebbe dare copyright strike se è su YouTube. Aspettate, eh. Me lo guardo, sono troppo curioso. Ok, sì, è un video ufficiale, quindi non ci dovrebbe dare strike. Dopo lo mettiamo. Per me, o questo è un desiderio, e quindi i desideri di Terapagos entrano e escono perché sono temporanei dal suo cristallo, anche perché sono abbastanza sicuro che non sia Terapagos a creare i paradossi, sono i cristalli autonomamente, oppure c'è un mondo dentro Terapagos, dentro i cristalli, ma non ci possiamo ancora accedere. E il paradiso raggiunto dall'esploratore è il mondo dentro Terapagos. Le strade sono due: Terapagos è il paradiso o il desiderio a tempo limitato. Ma se Terapagos è il paradiso, qui non è stato espresso alcun desiderio. Ve la rendo più semplice. Fermi. Se c'è un mondo dentro Terapagos, questo non significa che i desideri siano da escludere. Vi ricordo che è canonico
che i desideri esistano e trasformino i corpi dei Pokémon, che la gente vede il parente morto in cima al lago Cristallio, quindi non dovete percorrere c'è un mondo dentro Terapagos come strada antitetica ai desideri. È antitetico al avverare un desiderio qui in questo momento, ok? E adesso vi spiego perché con un semplice gioco di What If. Sono diventato molto curioso. Quindi puoi farmi vedere ancora una volta Lucius? Sì. Se vuoi, sì. Non sarà il vero Lucius, ma sembrerà lui. Lucius. Quindi Lucius sta bene? È solamente ancora dentro di te? Sì. Non so come farlo uscire, ma posso farti parlare per breve tempo. Ok? Questo è il bivio davanti al quale siamo, irrisolvibile per quanto mi riguarda. Adesso. Non posso, con le informazioni che abbiamo oggi in mano, andare oltre. Ma stiamo restringendo il cerchio, quindi godo. Stiamo restringendo di molto il cerchio. Posso rifare il pianto? Bene, a questo punto Lico dice, ha detto Raqua, non so che cazzo voglia dire, e Moltres lascia cadere la ball ed è l'ennesimo Pokémon che si autocattura. Intanto Terapagos non torna a essere un pendente. Non torna a essere un pendente. Terapagos rimane in questa forma e quindi i protagonisti lo portano via in un asciugamanino, anzi nella giacca di Fride. Abbiamo finito di evacuare tutti quanti i Pokémon feriti. Benissimo. E intanto Lico e Roy si chiedono se questo piccolino tornerà mai a essere il pendente. Secondo me, no. Secondo me, con questo primo arco narrativo che si chiude all'episodio 23, Terapagos rimarrà Terapagos e adesso è la storia di Terapagos verso la forma Terastal che abbiamo visto nel trailer. No, non ritorna più pendente. Per qualche motivo, grazie a Sbeku no Meku del Ride, ora lui si è svegliato definitivamente. Quindi ha qualcosa da fare questo Terapagos. Dopo l'incontro con Moltres qualcosa cambia. Ok? E a questo punto, gran finale... con questa. Torniamo alla nave. Il piccolo dorme. Si è stancato, quindi probabilmente che fosse un desiderio o una materializzazione del mondo dentro di lui ha richiesto tante energie. Intanto, i cattivi. Sei sicuro? Vuoi davvero lasciarli andare? Il nostro obiettivo non erano loro. Sono sicuro che l'avete visto. Il Pokémon brillante che si è materializzato dal pendente. Quel pendente. Quel Pokémon. E il suo luccichio misterioso. Ruberemo quel Pokémon. Fine dell'episodio 23. Se Amithio diventerà un buono, lo farà tra un po' di tempo. Perché al momento sembra tutto tranne che buono. Vuole rubare Terapagos, ha capito. Ha capito che è un Pokémon molto speciale. Non sappiamo se Terapagos sarà d'accordo, non sappiamo se Moltres sarà d'accordo con questa cosa, ma Amithio ci vuole provare e un po' di paura la fa, perché fino a prima dell'interruzione Moltres di Galar
stava battendo Charizard. Quindi attenzione, non vedo l'ora delle prossime puntate. E ora, in questo orizzonte rubereccio di Amitio, direi che possiamo terminare il nostro commentary con il trailer della prossima puntata, che arriverà il 13 ottobre, quindi dovrete pazientare un po' di tempo, e per il mio commentary ancora di più dovrete pazientare forse dopo Lucca Comics. Oh, finalmente trovano la nonna? Godo. Ma come? Ma siete delle merde a farmi vedere sta cosa! E adesso? Raqua, Raqua? Sta parlando di Raqua? Gli ha chiesto chi è Raqua? E lei ha reagito al nome Raqua, cioè la tartaruga, intendo. Ma dai! Ha detto che il climax sta arrivando. Pocket Monster! Ma quindi la prossima è l'ultima puntata del primo arc, non era questa. No, non è uscita, raga, magari. La starei guardando adesso. Ma mi sa che se questa è la prossima puntata... Questa è la prossima puntata o è il prossimo arco narrativo? È il trailer solo della prossima puntata? Se sì, mi importa una sega, raga. Noi il 14 d'ottobre siamo in live. Cioè, raga, legge il libro di Cal Lugaris di questo racconto, che è il libro di Lucius, ma vabbè. C'è anche una foto, sì. Il prossimo arco. Ah, ok, non è esattamente la prossima puntata. Pocket Monster. Ush. Il libro sul tavolo è quello di Lucius, è della fiaba del papà di Lico, ragazzi, non è il libro scarlatto. Bene, amici, vi saluto. Qual è il nome del prossimo arco? Sì, ditemelo pure. Vi saluto, che devo mettere a scaricare il DLC di Cassette Beasts, che stasera, sono super gasato, che stasera si gioca in Blind Run, eh? Nuove cassette, nuove creature, nuovo godo. Vedo l'ora. Lo splendore di Terapagos. Va bene. E loggo Telegram, Gabri, o mi passi su Discord? Se mi passi su Discord è più comodo. Di postgame, ragazzi, non ho fatto praticamente un cazzo, però cerco di fare il possibile pre-live. Cerco di farmare un po' di missioni pre-live, cerco di andare fast. Ovviamente non voglio fare i rematch con i capi palestra, se no vuol dire che facciamo un po' e un po'. Vediamo, ora ne parlo con Gabri, va bene? Ci vediamo più tardi, sicuramente voglio fare il blind run del DLC, che mi sembra narrativamente molto interessante. Ci vediamo stasera, raga. A più tardi. Buona cena. A dopo. Ciao. Ah, e intanto, grazie a Bancho Lilimon,
Grazie a Testa di Mimir, Max Power, Raksha Red Fox, Spada del Demonio, Crise, Vrat Flames, Grosso Melone, Nicola Lalal, Ferabs, Rionaria, Vincenzom, Chris Loris, Decaffeinato, Venta, Vigilante, Picots, Enrico Faisi, Sal Seconda, Comments, Yamanon Akami 95, Il Tizio nell'Armadio, Zerefs, The Nublin, Ale, G. John, Shun 91, Matt Saber, Little Alien, Vestro, GVF 99, Zekiu, Aura Wizard, Vanitas, John Rabo, Beirillo, Sprint, Xandrad, Progenitus, e sono in pari. Non ho letto i vostri messaggi, ma almeno i vostri nick volevo citarli. Grazie mille del supporto sempre costante che mi e ci date. Scusate, mi sono perso in chiacchiere, abbiamo fatto 2 ore e 40 di live alla fine, e quindi scappo a mangiare, così sono bello pronto per la live di stasera. Facciamo magari anche stasera una bella intro di lettura prima di gettarci dentro Cassette Beasts. A più tardi, ciao!